Salve gente, come va? Tutto bene? Aiuto. Aiuto numero due. Salve. Ciao Gra, l'ho chiesto prima anche a Fro. Hai visto la tier list dei Poké Tuber fatta da Axo? Ci sei anche tu? Mentre Fro no, la Mao. No, non l'ho vista. Perché ci sono io e non Fro? Axo odia Fro? Scandalo? Claustrofobia, esatto. Che problema c'è, gente? Che succede? Pure io odio Fro, come mai? Una domanda, ma per categoria si intende tipo Pikachu, Pokémon, Top oppure i tipi? Magari sente anche qualcos'altro. Un mix di entrambi. È sardo, comprensibile. Capisco, succede. Però... andiamo alla tier list di Axo. Dov'è? Su Axo Archivio? Axo vado tutti i PokéTubers italiani. Vai. Non ci guardiamo l'intero video, guardiamo solo la parte in cui ci sono io. Chiaramente. Perché sono un megalomane. Ed egocentrico. E anche umile. Vediamo. In S... cos'è dei PokéTuber? In S ci sono loro tre. C'è qualcun altro in S? No, però io sono in A. Let's fucking go, boys! Ah! Easy, mamma mia! Parla di me, ma sono messo. Yeah, go! Vediamo dove mi metto. Qua ne parla? Sì, non sono importanti come adulti di Pokémon, okay, durante tutto quel periodo. E questo per me non si può assolutissimamente ignorare. Tier A significa tutti quegli altri che sono tra i più grossi, tra i migliori, ma che per motivi diversi non sono importanti come quei tre. What the fuck? Come on! Tre che stanno là sopra. Comprensibile. Quindi, Francesco Pardini, Joe Creepy, me medesimo ci metterei, ragazzi. Dani Carapa. Sei famoso per Minecraft, che vuoi te? Mi ricordo sempre una cosa. La mia serie più famosa a livello di... di views totali, ma perché c'ha più video, è... Mario Maker 2. Credo che, però, di media di views, quella con più views in assoluto, ormai è Cuphead. Però c'ha pochissimi video Cuphead, ma la media sono tipo... tutti con dei numeri fuori di testa, quindi I guess. Metterei, ragazzi, Dani Carafa, Gravier, anche se non è un PokéTuber. E... finisco comunque la lista. Non e so Fro no, sì, Fro non sì, c'è. Ci metto, okay, da Drake per il contenuto, ci metto da Drake in questo caso. Perché nonostante abbia numeri... io ripeto, per me questo video è stata una leccata assurda, non lo avrei mai fatto. Questo video? Che schifo da break. Più bassi. E sia presente. Sono uno dei più bassi. Axo, come on.
sicuramente da meno tempo di noi altri cinque. Parlo al noi perché ci metto dentro anch'io. Ne parla pure nel singolo, no? Il contenuto di Da Drake è stato unico, originale. Credo di sì. Copiato poi dopo che è spawnato lui, perché è stato. Se fa in ordine, sono. Ok, sono qua, perfetto. Vediamo. Vediamo che dice. No, parlava di me. Ci ha messi accanto, perché ci ha messo accanto a me te? Non vedi che c'è tipo una scala di altezza qua? Non mi va bene. Sa proprio meramente numerica, Dani, probabilmente. Bello il caraffa che piange. Gravier. A Gravier che cazzo gli vuoi dire? Cioè, è bravissimo in quello che fa, ok? È veramente un gioiello in quello che fa Gravier. Bravo, ma bravo. Probabilmente è lo stesso motivo di Creepy, per cui non lo metto in TRS. Perché altrimenti a livello di contenuto per Gravier, per me è un top player assoluto. Top player, vi dico, Gravier. Veramente, ce ne sono pochissimi su questa piattaforma bravi come Gravier, secondo me. Cioè, questi tre sono colossi, ragazzi, ok? Gravier non è a quel livello di colossitudine. È importante. Non un colosso, un titano. Oggi. Era importante ieri, ma non era importante l'altro ieri. Questi sono importanti dagli anni di mio nonno. The Dream. Understandable. Cosa ha detto con Creepy? A questo punto guarda anche Creepy. Detto se sta ragione per Creepy, cosa ha detto di Creepy? Perché non metto Creepy in S? Ecco. Semplicemente. Bravissimo, azzeccare un minuti. Rispetto a questi tre, è rilevante da meno tempo. Ok. Joe Creepy adesso sicuramente è una delle personalità più di spicco, più non su Creepy, ma su di me, riferisco. Creepy, onestamente, non lo so. Della community Pokémon. Su Twitch penso sia il. Forse penso sia il primo streamer italiano di Pokémon su Twitch. Lo merita, secondo me, perché comunque. Dice le stesse cose, ha detto le stesse cose di Creepy anche per me, quindi sono anch'io il primo streamer italiano di Pokémon in Italia, concordo. Ha avuto grande costanza negli anni da cui è. Vabbè, avete capito che voglio dire. Da quando c'è Creepy è sempre stato molto costante. Può vantare, secondo me, come nel caso di Sidonia, un contenuto adulto, sempre molto preparato. Cioè, Joe è uno che. Mi fa ridere che la frase, tutto quello che hai detto per Creepy vale per Gravier, vuol dire che roba del genere che palesemente non c'entra con me, funziona su di me. Quindi anch'io sono preparato, studiato e come Sidonia, nel mondo di Pokémon, chiaramente. Sa quello di cui parla e lo fa in maniera anche. Cioè anche uno stampo molto personale, molto particolare, nel senso che da, soprattutto negli ultimi tempi, da che ha, secondo me, trovato veramente il suo modus operandi artistico, non lo metto in S, nonostante probabilmente adesso lo meriterebbe, perché non penso che abbia da invidiare agli altri come contenuto, anzi, è rilevante nella community da meno tempo, è sempre stato più di nicchia, negli ultimi due anni è cresciuto parecchio, non è come questi tre qui a livello di chi ti viene in mente, secondo me è Creepy un po' di meno. Il discorso è molto semplice. Ok. Comunque non. Vedo qualcuna persona che dice non fare mai un video del genere perché è troppo una ruffinata. Lo capisco, però è comunque interessante secondo me fare delle cose del genere. Io sono da mentalità che anche se mi avesse messo tipo in D, in F, a me non mi cambia nulla della vita. Non mi influenza in nessun modo. Però chiaramente non lo vuole fare, quindi immagino una palla di quelli che gli piacciono di più. Secondo me può benissimo farlo come contenuto, non è un problema. Ma poi sono in buona parte, sì esatto, in buona parte sono amici e colleghi, sono persone che conoscono più che altro, quindi cioè, non vedo il problema di fare una cosa del genere, onestamente. Oh. Ma tra l'altro è uno short da quasi 200.000 views su E Corto, sì lo so, il video su Graham è corto di io che cerco di indovinare Pokémon è a quasi 200.000 views. Andiamo a contare di preciso. Cos'è meglio tra Sekiro e Lies of P? Sekiro. Non ci devo pensare neanche più di un secondo. È a 182.000 views. Nice. Comunque sono streamer numero uno in Italia di Pokémon. Non lo sapevo, adesso lo so. Sono contento che Axon abbia fatto sapere. Appare meglio da un creepy, a quanto pare. Fede, grazie per il Prime per 11 mesi. Buonasera, gra. Axon comunque la sgrava con questa tier list. No, guardo tanto me, non mi interessa guardare gli altri.
posso concordare per quello che ho visto finora. Anche io metterei ovviamente sia Fedrix, sia Sidonia, sia Tonks sopra le mie, di me a livello di tier, perché comunque sono molto più conosciuti come nomi. Per me Poketonks è un titano, è imbattibile come personaggio, è onnipresente, sempre presente, va sempre un botto di views con un contenuto molto semplice. Incredibile a me Tonks. E ovviamente Fedrix, c'è il Fedrix, dove cacchio devi dire, e Sidonia comunque è top creator italiano, quindi no, secondo me non ho nessun problema di essere nessun tier inferiore, anzi non ha senso che sia una tier list di poche tubers, ma ci sono finito in mezzo, quindi mi va bene. Anche se oggi facciamo roba a tema Pokémon, però non importa. Lorenzk, grazie del Prime per 8 mesi. Forza la serie di Kingdom Hearts. Quello non è molto... Non credo la faremo presto, altra roba a tema Kingdom Hearts, ma grazie mille. Simmi Gaming, grazie del Prime per 2 mesi, appena di legno. Due mesi sono andati, ma la stima verso di te non andrà mai. Thank you, grazie mille. Matte, grazie mille, 3 mesi. Tsukiko, 25 mesi. E Marco Manni, grazie del Prime, prima volta adesso. Thank you, grazie mille. Tonk, se non essere troppo rilevante per non essere messo in S, è probabilmente il Poketuber più antico d'Italia. E probabilmente, in realtà, non è soltanto Poketuber, è in generale Let's Player. Cioè, in qualsiasi cosa Tonks che porta Nintendaro, diciamo così, è sempre stato presente, ha fatto tutto. Cioè, lo memavamo durante la serie comunque della 4v4 e della 3v3. Ma generalmente, se vuoi cercare come fare qualcosa in un gioco Pokémon, non cerchi la guida ufficiale, un video tutorial o roba simile. Cerchi Poketonks parte numero 47 di Smeraldo, Rubino, Paper Mario, Mario, Zelda, qualsiasi cosa, ce l'ha già. Fatto tutto. È una enciclopedia, incredibile. Tonks mi ha fatto platinare Dark Souls 1. L'unica cosa che mi dispiace di Tonks è che appunto faccia soltanto ormai giochi solo Nintendo, perché ovviamente è quello che funziona sul suo canale, lo capisco come scelta. Però mi dispiace, perché in passato appunto portava anche Dark Souls 1, Undertale e roba del genere, però capisco del peccato, comunque ha deciso di focussare completamente su Nintendo. Cioè, per me non è un problema, so che adesso Tonks si guarda i Souls da me, quindi ci ho guadagnato un viewer da questa scelta, però. Quando devo fare la dichiarazione di redditi vado al video 42 della serie di Mario Origami King, esattamente. Hai capito come funziona il canale di Tonks? È come Aranzulla, è la stessa cosa praticamente. F? Mi sa che a me è bloccata la live. Però non ho perso un singolo frame, non è successo nulla, adesso pure ripartita. E Twitch in questi giorni qua sta dando problemi. Soltanto Twitch ogni tanto impazzisce e si blocca, non so perché. Refresciate comunque se vedete bloccarsi, perché almeno si può... Tornate in pari e non siete indietro di 20 secondi. Let's go, Vetti! Oggi andiamo allo strip club su GTA, esattamente, esattamente. Tonks non è un viewer, è il viewer, esatto. Allora, prima di iniziare con la cosa di oggi, la cosa che fa le cose, facciamo un'altra cosa che fa le cose. Ve l'avevo già anticipata la cosa che facciamo adesso, dovreste sapere che cosa andiamo a fare, ma se non lo sapete, sappiatelo, ok? Spero concorderete con me. Ancora non capisco come la prima parte di Odyssey di Tonks abbia quasi 5 milioni di views. Per due ragioni. Cioè, ti posso dare una ragione in realtà. Una vera ragione del perché ce n'ha così tante. Tre ragioni. Uno, perché Tonks ha sempre portato qualsiasi cosa a tema Mario, quindi qualsiasi persona che guardava contenuti a tema Mario in Italia conosceva Tonks. Quindi ovviamente Mario Odyssey, gioco di Mario praticamente più popolare di sempre, un sacco di views. Seconda ragione è perché era uscito come gioco nel primo periodo di Nintendo Switch, e quindi molte persone non avevano Nintendo Switch, e invece di spendere 300, 350, 400 euro per comprarsi gioco più console, più casomai qualcos'altro, si guardavano prima il Let's Play online di Tonks. Normalissima cosa. Quindi solitamente appunto nel primo periodo di una console i numeri sono leggermente inflazionati, poi scendono un minimo. Terzo motivo è che all'epoca Nintendo rompeva il cazzo con i contenuti a tema sui loro videogiochi. Quindi la maggior parte delle persone non portavano giochi Nintendo, perché se li portavi venivi copyrightato e non ci guadagnavi un cazzo. Quindi nessuno faceva contenuti a riguardo. Quindi era il
youtuber Di Maio, quando nessuno poteva giocare al gioco, meno molte persone in meno potevano giocare al gioco, e quando nessuno poteva avere contenuti a riguardo perché nessuno ci monetizzava. Quindi c'era il suo video, lui come titano in mezzo con niente attorno, e ha fatto... distrutto il mondo. Se lo merita anche, secondo me. Monopolio, patente monopolio, sì. Ovviamente non era esattamente l'unico, però capite, capite. Capite, se non capite, capitemi. Comunque, la cosa che dicevo che dobbiamo cosare è questa qua. Attenzione jumpscare, attenzione jumpscare, ok? Preparatevi mentalmente. Ok. Toxic in realtà è creato a Nintendo. Ah! Grande... ok, esatto, non aspettavo. Grande intero albero... genealogico e generazioni scorse e future. Domanda è vera che scimmie insieme forti? Yes. Comunque ho scoperto un modo per usare le emoticon con abbonato da non abbonato. Utilizzi il riscatto delle bacche? Si pulla! Si pulla, si pulla, si pulla. Si pulla per Furina. Sembra un po' nome da Furi, ma va bene. Irxchat, 9 mesi. È la prima d'oro. Buona serata, domanda importante. Mi doni 1 milione di bacche? Non posso. Non ce l'ho come opzione, non posso fare la mia cosa. Una loli, no. Non è una loli, è una ragazza molto giovane. C'è questa grande differenza qua. Entrambi sono legali ed entrambi non sono fan, ma comunque è la stessa cosa. Cioè, è una cosa diversa. Shit design, come on. Sì, però pullo per tutti i personaggi femminili. Siamo a 37.000 rune. Chiaramente rune. Ho 5 anime di Lord. 18 anni e un giorno. Questo è perché non è una ragazza, bro. Perché non mi faccio le loli. Cosa stai dicendo, Sora? Ok. Abbiamo pullato. È da tipo 3 banner che pullo di seguito. Perché ho preso Zhong Li. Poi il tipo di cui non mi ricordo neanche il nome da quanto me ne frega. E poi quello che dà i pugni di ghiaccio. Perché pulli solo sulle femmine 2D. No, ho pullato 3 maschi di recente. Questa è la prima femmina in tipo un anno. E non escono mai personaggi interessanti. Disinstalla Genshin. Potrebbe essere un'opzione o potremmo trovarla al primo tentativo. No. 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 Charlotte. È buona lei? Non credo che utilizzerò mai. Prima volta la trovo perché c'è nuova. Giramente non me lo ricordo. Faccio il pronostico, aspetta. Ah, ok, sure. Devi fare 50, devi fare il pronostico su 50-50, ovviamente, eh? Ok, esatto. Bravissimo. Vincerò il 50-50. La scorsa volta ho perso 50-50. Nello scorso banner ho perso per la prima volta il 50-50 da tipo 2 anni. Ed ho trovato Mona, che era esattamente l'unico personaggio che mi mancava e che volevo trovare dal perdere il 50-50. Quindi spero di non perderlo oggi, perché ormai non c'è più niente da ottenere mancando il 50-50. Lo stanno vincendo tutti gli stream. Io l'ho fatta C6 lei. What the fuck? What the fuck? Non era live su Pokémon? Sì, non vedi? Pokémon acqua, Pokémon ghiaccio, Pokémon erba, Pokémon elettro. Se non, oltre a essere vecchio, ad avere demenza senile, dimenticate le cose, adesso non ci vedi neanche più, ti devi mettere gli occhiali, psicognolo? Sono i Super 4 questi. Giusto. Mi dai error, what the fuck? Perché sono già fatto il pronostico. Ce n'è già uno in atto. Ti ha sniperato. Fanno. Vince il 50%. Abbiamo 100.000 bacche sul sì e 40.000 bacche sul no. Ok. Ok. Se non avete ancora visto, potete pronosticare. Lei conviene a fare la C2 come Raiden. Non ho mai fatto C2 Raiden. Ce l'ho C1. Cosa fa Raiden a C2?
Voto sul no perché ti odio, comprensibile. Diventa broken, ok. Io lo utilizzo normalmente per com'è. Ignora tot difesa. Nice. Fa più danni, fa più danni. Fa più danni. L'ho pullato poi lo sbando la scorsa volta? Sì. Ovviamente. Ok. Adesso possiamo trovare 5 stelle. Ci serviva il pronostico? No, ok. Poteva starci con lei. Poteva starci, trovarlo subito, ma va bene. Black Tassel, Sharpshooter's Oath, Black Tassel, Cool Steel, Ravenbow, Slingshot, Ravenbow, Skyrider's Sword. C'è un limite a quante armi di livello 3 puoi avere? Ah, oh, c'è Giorgio, lei c'ho già il C6. Ok. Ma il PT dovrebbe essere tipo a 0, no? Da quando ho preso un 5 stelle non ho più pulato niente. Abbiamo 35.000 Primal Gem, ok? Sono pari a 37. Okay. Sa che dobbiamo andare a Soft Pity, ma va bene. Speriamo non Hard Pity, a questa volta abbiamo dovuto fare Hard Pity. Sono venuto per i Pokémon, trovo le ragazze anime appena maggiorenni. What a society we live in. Come esattamente in Pokémon. Quando puli le carte Pokémon, quali sono quelle più costose? Schifo il mondo. Che merda. Ago! Adulta! Lei ce l'ho il C6, lei ce l'ho il C6. Sì. Cioè, io gioco da 12 anni, ovvio, ce l'ho il C6. Ma è Genshin Impact, esatto. È Genshin Impact. Ok, normale. Io per trovare Fuina ci ho fatto 160 pull. Quindi è mancato il 50-50 e ho fatto praticamente il massimo. Succede, succede. I Charizard sono quelli più costosi, non se va in Giappone. Se va in Giappone, i Charizard non valgono un cazzo rispetto alle ragazzine di 14 anni. Che bello il mondo dei Pokémon, mamma mia. Charlotte, numero 2. In un anno di pull ho vinto solo un 50-50. Quella è sfiga, chiaro. Però se c'è una persona che fa come me, che non manca un 50-50 per 2 anni e mezzo consecutivi, ce ne deve essere un'altra che gli manca tutto. Della ragione delle probabilità. In Giappone vive un'altra dimensione molto più avanti della nostra. Non è il termine che utilizzerei io, ma va bene. Grande fan del Giappone, mi piace un sacco la cultura e tutto. Quella parte della cultura... sono a posto. È buono il codex delle fave? Serve a qualcosa? Sì, ma vado sotto i 30.000. Tipo da un anno che vado sotto i 30.000, eh? Attenzione. Attenzione. Sto diventando povero. E ancora niente. Ancora nulla. Tutte le favonius sono buone, lo so. Le fave sono molto buone, concordo fortemente. Ok, continua a trovare lei. Anche Fave J, anche Fave J apprezza le fave? Stai dicendo questo? Ok. Quanto abbiamo fatto adesso? 50? 60? Non ricordo. Dovremmo essere all'incirca in range, se non adesso, tra poco. Tra poco. Chiaramente tra poco. Chiaramente tra poco, va bene. Emerald Orb, Emerald Orb. Slingshot. Harbinger of Dawn. Thunder Bagura. Come si chiamava però? Non si chiamava Thunder Bagura. Thunder Bagura la mossa. Come si chiamava l'arma?
Kanzenbo. Forse era Kanzenbo. Non mi ricordo. Sì, di Kaido, ovviamente. Era il Kanzenbo? Kanzenbo. Ok. Sono bravo, non so di One Piece. Sono almeno due o tre cose. 5 stelle! Easy, ok. Quant'è ora? 50 e 50? Oppure dobbiamo fare altre 90 pull? Non voglio fare altri 90 pull per un personaggio che me ne frega davvero poco. Mi piacerebbe trovarla adesso. Idealmente la troverei adesso. Questa è una spada, non è la... personaggio 5 stelle. È finita la fortuna anche su Genshin Impact, gente. Non ho neanche più fortuna qua. Non ho neanche più fortuna qua. A che livello c'ho? Cici altissimo. Ah no. Al C2 ce l'ho. Comunque c'è tipo al C4. Mi ferisce sempre in profondo quando vedo Cici come personaggio. No, devo pullare di nuovo 60-70 volte per Furina. Ma chi se ne frega di Furina? Va bene. Va bene. Si fa. Anzi. Abbiamo di nuovo lei. Non prendi mai il 50-50, non puoi avere la costellazione a molte alte. Vero. No, Gin ce l'ho tipo il C2 o C3. Io quando perdevo il 50-50 mi usciva potente sempre Gin. Gin o Cici. Mi credo che manchi ancora tipo di look. Ci sono di sicuro di altri personaggi del banner questo qua che mi mancano, ma non mi ricordo chi. Di look e... non so se c'è qualcun altro. Devo spendere un botto per... pure. Ok. Per la divinità... 14enne. Un gioco di merda. Addirittura vado sotto le 20.000 stavolta. Stanno arrivando periodi bui in questo Genshin Impact, eh. Beidou e basta. Beidou e basta, chiaramente. Era il Kanabo, forse. Kanabo mi torna anche. L'arma di Kaido. Devi farmare ora. Tecnicamente ho ancora da esplorare tipo due regioni intere, quindi da farmare ce l'avrei. Però comunque siamo ancora belli larghi a livello di pool, perché... ok. Non male. Perché ho anche un sacco di la Stardust che danno loro quando trovo il doppione. Ok, trovata. Ci è voluto più del previsto, cavolo. Lei utilizza una lancia, no, vero? Draugfine! Grazie, Draugfine, grazie al Prime per 8 mesi. Buco nero era lo schermo, è diventato. Furina! L'ho provato un minimo, se non sbaglio, nella trial di questi giorni qua e nell'evento recente. Non mi sembra sia male come personaggio, però l'ho provata 10 minuti. Cristo santo! Basta! Spada, ok. Non so se c'ho spade buone. Di sicuro non c'ho spade 5 stelle. Basta lei! Come on! What the fuck? Ok. Presa lei. Sarebbe lui anche da pullare, ma... no. Continuo adesso per fare questa roba qua. Ne ho 800. Cioè, fai comunque altri 161 pull, eh. Quindi sono ancora bello largo con i miei... con i miei pull, in realtà. Sono ancora larghissimo. Non c'ho ancora nessun problema, però. Xiroxvi, grazie ai 16 mesi con Prime. Buonasera, non rinnovo spesso perché mi scordo e di solito guardo le live ricaricate. Approfitto per dire che apprezzo molto il tuo lavoro e ringrazio anche Sora, Goku e di Mood della chat. Thank you, grazie mille. E Airosnato Caso, grazie abbonamento per la prima volta. Thank you, grazie mille. Qual è il personaggio? Dov'è? Lei.
ha un occhio strano. È il... è la melina di questo gioco, chiaramente. Spawna dolci su una ruota panoramica e poi li mangia. E si siede. È meglio di Yelena o no? La risposta è no, perché... no. Però è utilizzabile in modo logico? Sì, lei usa una spada. Hai la spada 4-6 dell'evento di Albedo? Possibile. What the fuck? Che cacchio è sta mossa? Strike a pose. Clicchi attacco speciale e evoca loro. E loro dovrebbero combattere per te. Praticamente è un'evocatrice, dai. E poi può fare questo? Che gli fa scomparire? No? Ha fatto quello. Ah, posso switcharli tra una categoria e l'altra. Posso o trasformarmi in una singola torretta centrale o in tre piccoletti che ti seguono. Cambia da I alla DPS. Ah, interessante. Vediamo. C'ho la spada dell'evento di Albedo, non lo so. Che davvero ho giocato l'evento di Albedo, se non ricordo male. È una di queste? E questa è la spada dell'evento di Albedo? Quella di Jin, sì, ok, me lo ricordavo. Ce l'ho anche al massimo. A Jin va bene questa comunque come arma. I don't fucking know. Jin ce l'ho al... What the fuck? Ho detto che avevo pullato spesso Jin quando potevo il 50-50. Questa la tengo come healer del team. A Gina andrebbe bene Favonius. Favonius a me non me lo dici, siamo onesti. Ok? Stai calmo, a me Favonius non me lo dici. Ok. Pullaggio fatto. L'avevo detto che l'avrei fatto oggi per iniziare con la roba. E l'abbiamo fatto. C'è voluto più roba del previsto. Ho mancato 2,50 e 50 di seguito. Mio Dio. Non era mai successo letteralmente tutta la storia di Genshin Impact fino adesso. Che periodo orribile. E facciamo adesso la roba di Pokémon. Iniziamo. Allora... per chi non l'avesse visto, abbiamo già fatto una prima parte di questa cosa qua. Tra l'altro, qual era il nome del sito? Fuck, qual era il nome del sito? Non è Pokedoku. Era Pokémon Picker. Yes, grazie. L'avevamo già fatta come cosa. Per chi non si ricordasse, era questa qua. Avevamo già fatto qualche settimana fa la lista di tutti i miei Pokémon preferiti di ogni categoria. Oggi faremo invece tutti i Pokémon che odio di più in ogni categoria. Come è venuta questa idea? L'ho rubata. L'ho rubata a chi? L'ho rubata da Drake. Perché il giorno che avevamo fatto questa live qua, dove avevamo selezionato tutti i Pokémon preferiti di ogni categoria, il giorno direttamente dopo, da Drake ha fatto la stessa cosa, ma con i Pokémon che odiava di più. Ho detto, cacchio, che figata, voglio fare anche io. E quindi gli ho rubato l'idea. Però gli ho chiesto se potevo rubargli e mi ha detto di sì. Ha detto sì, potevo rubarla. Quindi abbiamo il suo permesso di rubare l'idea. Quindi il nostro obiettivo sarà quello di selezionare in ogni categoria tutti i Pokémon più odiati di ogni genere. Quindi abbiamo la prima generazione, seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava, nona. E poi il vincitore di quella categoria in generale. E poi ci sono ogni singolo tipo, più starter, forma gimmick, leggendari e Pokémon preferito in generale della schermata. Più anche qua delle altre categorie aggiuntive finali. Penso che stavolta ci metteremo meno rispetto all'altra. La top flop di Pokémon, esatto. Penso ci metteremo meno rispetto all'altra, perché non credo avrò troppissima scelta in realtà. Non ci sono troppi Pokémon che odio fortemente. Farò soltanto credo fatica nella nona. Ci sono delle cose che ovviamente so già come chi andrà, diciamo, nella lista. Però altre proprio non ho idea. Tipo, iniziamo da normale di prima generazione. Chi ci finisce in normale prima generazione? Secondo me è più facile, appunto, perché c'ho già un'idea. È Wigglytuff. Wigglytuff non mi piace. Tanto vi zoom un pochino, se vedete meglio. Così va bene? Così va bene. Wigglytuff. Wigglytuff, tra tutti, quello che mi piace meno. Meno carino di Jigglypuff.
Ed è quello che mi fa più schifo. Preferisco ogni altro Pokémon a Wigglytuff qua dentro. Avrei detto Lickitung. A me piace Lickitung, non mi dispiace. Meno di Raticate. A me piace Raticate. Non sono male. Forse Spearow e Firo non sono incredibili, però questo proprio mi fa schifo. Schifo un parolone, però. Fuoco. Fuoco. Charizard non va qua. Charizard è in fondo. Sapete già che Charizard ci sarà in questa lista. Anzi, vai. Chi è il Pokémon che odio di più della categoria di starter di questa generazione qua? È Charizard, dai. Lo sappiamo già tutti. Lo mettiamo qua. Era uno dei più ovvi in assoluto. Non è un Pokémon che odio comunque, perché comunque è un bellissimo design. Ma tra tutti loro, tra tutti quelli belli, è quello di sicuro che mi dà più fastidio per la sua infamia negli ultimi anni. Di questa categoria è... mi piace la maggior parte di tutti, non c'è nessuno che mi faccia schifo veramente. È o Flareon o Moltres. Magmar probabilmente so che non piace a molti, ma Magmar mi piace. Ponyta rapido non mi sono mai dispiaciuti, mi piace l'idea comunque del cavallo infuocato. Loro ovviamente non ci finirebbero mai in questa categoria qua. Flareon come? Flareon perché è la evolution che mi piace meno in assoluto. E Moltres... è peggio Moltres, mettiamo Moltres. Mi dispiace per Moltres, ma è Moltres. Eevee, cioè Flareon è la evolution che piace meno in assoluto da tutte. È un gusto personale, non penso che faccia schifo come Pokémon, ma comunque un buon design. Ma Moltres è un cazzo di pennuto senza penne ed è un pollo infuocato nel forno. Non so, ma sono un grande fan di Moltres. Bellissima forma Galar, ma non è bello qua. Acqua, mio Dio, ce ne sono tante scelte di acqua. Acqua è... Goldin, Seeking, Dewgong e Seal. È uno di loro quattro. Chiaramente. Tutti gli altri non mi dispiacciono per niente. Goldin e Seeking sono soltanto dei pesci. E Seal e Dewgong anche loro sono soltanto delle foche, ma con tipo una puntina in più in testa. Addirittura lo si chiama foca ed è una foca. Incredibile. Detto ciò, loro hanno una faccia carina. Goldin e Seeking neanche, sono... bruttini da vedere, non sono neanche così tanto maestosi. Secondo me Seeking con anche un nome del genere potrebbe essere più figo, potrebbe avere un design più interessante. Facciamo Seeking. Non penso neanche lui faccia estremamente schifo, ma va bene così. A me Kabuto fa cagare. Ma Kabuto che ci fa? Kabuto è acqua. Kabuto è acqua. Kabuto a me piace un botto. Erba. Erba è... Execute. Sono... sei uova, una rotta. Cazzo, che cacchio di Pokémon è Execute? Dovrebbero essere semi, però non sembrano semi, sembrano uova e poi si trasformano in cocchi. No, non mi piace. Ma è mai apprezzato troppo, non mi ha mai detto nulla. L'evoluzione Executor mi piace, ma Execute no. Elettro, Voltorb o lui, mettiamo lui perché è ancora più brutto. Molto facile. Ho detto, secondo me ci metterò meno stavolta. Pikachu Raichu mi piacciono. Magnemite e Magnet non mi fanno impazzire, ma sono comunque meglio. Electabuzz, Jolteon e Zapdos sono incredibili. Voltorb e Electrode non mi sono mai apprezzati. Anche perché Electrode non ha un cacchio di senso, perché a livello logico Electrode è tipo alto 2 metri. E nel gioco vai a cogliere una Pokéball per terra e poi ti rendi conto, oh, non era una Pokéball, era un Electrode alto 2 metri. Che non ha mai avuto senso per me logicamente, quindi metto Electrode. Mai apprezzato, mai stato un grande fan. Potrebbe essere una singola forma, sarebbe funzionato meglio. Potrebbe avere una cosa più interessante, tipo... se vuoi fare il Pokémon Mimic, dove la Pokémon che raccoglie per la testa insomma in un mostro e ti attacca. Potevano fare un Pokémon che rientra nel guscio e fa il guscio a forma di Pokéball. Potevi fare una conchiglia che si chiude a forma di Pokéball. Potevi fare... un Grank che prende le chele e si copre su se stesso facendo una Pokéball. Potete fare mille cose. Hanno fatto una Pokéball con una faccia. No. Ghiaccio, Jinx. Un fungo. Fungo. Jinx. Concordiamo tutti? Jinx. Jinx. Dewgong, ho detto, non mi fa impazzire. Capisco che li possono far impazzire. Loro di sicuro non sono nella categoria Jinx.
Jinx. Lotta. Questa non è una buona generazione di Pokémon Lotta. Non è per niente male. Poliwrath è di sicuro bello. Hitmonlee e Hitmonchan mi piacciono. Machamp e Machoke mi piacciono. Mi dispiace dirlo, ma mi sa che ci fece una scimmia. Machop non mi fa impazzire. E so che lo odia Pokétonks, ma secondo me la linea evolutiva ci sta. La scimmia però... Non è nulla di che. Cioè, potevamo fare roba fighissima con le scimmie. Ti fai dei design pazzeschi con le scimmie. Invece sono soltanto tipo una scimmietta e questo qua che non so che cacchio sia. Penso di preferire meno Primeape. Tra Mankey e Primeape penso di preferire meno Primeape, purtroppo. Non mi dice molto Primeape. Infatti, per questo probabilmente apprezzo anche così tanto Annihilate, perché dà finalmente un senso di evolutiva. E dà finalmente una caratteristica, una personalità. Qua secondo me manca un po' di personalità. È faccia generica di prima gen, con un naso da maiale, non so perché, che dovrebbe essere ispirato a una scimmia, ma non ci somiglia neanche molto. È una palla con delle braccia, come molti Pokémon di prima generazione. È una palla con delle braccia. Non sono un nome fan. Oddio, giusto che la prima generazione è la generazione Pokémon veleno. Chi c'è qua di brutto? Loro due non mi hanno detto niente, come con le otteri. Gloom non mi fa impazzire. Basta, credo sia questa le scelte. Per me le coste di matchup sono scene. A me non dispiace. Sarebbe più strano se fosse un tubo tutto liscio e perfetto. All'epoca alcuni non erano veleno, actually. Me ne rendo conto, però. Penso Venomoth. Per me è un dispiacere un gigantesco, appunto, che abbiano sprecato un concept come un Pokémon falena. Per un Pokémon del genere si è venuto così male. Perché sai, un Pokémon falena, cosa ci potete tirare fuori di qualcosa di bello? Ma no, chiaramente non puoi fare un bel Pokémon falena. E qua l'hanno secondo me applicato male, perché dopo c'è un Pokémon falena che gli cade in testa, cioè Volcarona. Quindi mai stato un grande fan di Venomoth. Non ho mai utilizzato, mai giocato, mai trovato utile, mai mai detto niente. Le falene sono fighissime, concordo, ma lui non mi piace invece. Questo è il mio problema. A me piacciono le falene, non mi piace lui. Malekarab, grazie dell'abbonamento per 5 mesi. Yeah, thank you. Fatto Fenman, te l'ho ringraziato. Fenman, grazie all'abbonamento per 4 mesi. Ciao Marta, buona line. Grazie Genoveffo. Terra. Dugtrio. No, non Graveler, a me non dispiace Graveler, la linea evolutiva di Geodude. È Dugtrio. A me non piace il Pokémon che si evolve in 3 e non cambia un cacchio di design. Non mi è mai piaciuto, non mi piacerà mai. Motivo del perché non mi piace neanche Magneton. Diglett ci può anche stare, non è un bellissimo design, è troppo semplice, ma va bene. Ma Dugtrio non è niente. Dugtrio. Volante. Spiro o Firo? Ah, comunque questa logica della scorsa live. Cercherò di mettere sempre un Pokémon differente in ogni categoria. Non cercherò mai di mettere doppioni. Spiro o Firo? Per gli altri mi piacciono. Dodru mi piace. Dodru e Dodru mi piacciono. Scyther bellissimo, Gyarados bellissimo, Aerodactyl bellissimo. Loro bellissimi, lui c'è già stato castrato. Per me è Firo. Sì. Mai detto niente, è secondo me dimenticabile come Pokémon. Se pensi un po' come un volante prima gen, pensi a Pidgeot. Lui. Signongis, grazie per 83 mesi. Thank you. Psico. Psico sarà difficile, vero? No, c'è Drowsy. C'è Mr. Mime. Mr. Mime. Ok. Chiaramente. Coleottero. Ho già messo lui. Ci metterei qua se non fosse lui. Loro mi piacciono. Ci potrei mettere lui, ma sarebbe un po' un peccato. Cioè, è stessa linea evolutiva comunque. E non mi fa schifo lui come designer, tutto è Butterfree. Posso levare qualcuno da qua e mettere invece un altro? Posso mettere Gloom qua. Che Gloom comunque non mi piace molto. Mi piace Vileplume, mi piace Oddish, ma Gloom non l'ho mai apprezzato troppo. Capisco quella logica del Pokémon, so perché è così, ma...
Non mi piace comunque molto. E quindi mettiamo qua Venomoth. Facciamo così. Ma che non mi dispiace, perché comunque c'è un senso dietro. È un commento sull'inquinamento e tutto. Quindi secondo me ci sta. Roccia. Tra tutti direi... Graveler. Mi piace Golem. Geodude mi fa impazzire. Graveler non c'entra neanche molto con linea evolutiva, se vogliamo collegare loro due. Anzi, a me non dire che lui non c'entra linea evolutiva, però... Se dovessi salvare qualcuno, salverei lui, quindi... Io non l'ho mai troppissimo capito. Perché poi fa due braccia, quattro braccia, due braccia... Povero Gravier, lo so. Mi dispiace, però... Pokémon Gravier non è un bel Pokémon. Questo... Di sicuro non finirà come vincitore del peggior Pokémon di tipo Spettro. Ci metto... Sapete chi ci metto? Ci metto Haunter. Perché non so per quale motivo molte persone preferiscono Haunter rispetto a tutta la stagione evolutiva. A me piace Gastly, mi piace Gengar... Haunter ha sempre detto, ah bello, mi piace, è una buonissima linea di mezzo. Ma non ho mai capito perché viene così tanto amato. Quindi chiaramente io sono meno un fan di Haunter rispetto ad altre persone. Gastly è una palla, stessa logica della scimmia. Snee, cioè... è comunque questo ammasso informe riconoscibile a modo di Spettra. È giusto per uno Spettra, se è una palla del genere. Poi il fatto che venga raffigurato in 3D come una palla è un altro discorso. Abbiamo sempre poche scelte qua. Abbiamo 40.000 Pokémon veleno, ma abbiamo poche scelte. Dratini. So che alcune persone odiano Dragonite perché volevano vedere un Dragonair fighissimo, però a me piace anche Dragonite e mi piace Dragonair, quindi metto Dratini. È solo un'esclusione. Non esiste un Pokémon Spettro, giusto? Qual è lo sprite che mi piace meno? Questo qua, non è un cazzo. È il peggiore. Direi lui. Acciaio, Magneton. Preferisco Magnemite. Non mi fa impazzire Magnemite, ma è peggio Magneton. Stessa logica di quello di prima. Poi mi fanno cagare Pokémon folletto, eh. Ci sono finiti tutti in... qua dentro. Clefable. Non mi piace neanche troppo Clefable. Quindi ci vince lui. Mi piace Clefairy, mi piace Jigglypuff. Tra tutti preferisco Clefairy. Non mi piace Clefable perché perde l'effetto carino di Clefairy. Non mi piace Wigglytuff perché perde l'effetto carino di lui e Mr. Mime è un mostro. Magneton l'adoro. Molto meglio Magneton. Forma gimmick che odio di più tra queste. Allora. Charizard X. È in lista, per sapere il mio odio a riguardo. Kangaskhan non cambia niente, mi dispiace. Aerodactyl non mi piace. Gyarados Gambretto mi ha fatto impazzire, però possiamo salvarlo. Venusaur Emon anche lui mi piace. Questo non cambia un cazzo. Sono tra questi qua. Penso di mettere Charizard X. Perché Charizard X e non Charizard Y, a meno X è diverso da Charizard. Ho fatto discorso all'epoca durante la valutazione di Pokémon sesta gen. Il motivo del perché odio Charizard X è perché era il primo seme, e gliel'avevo detto all'epoca, nessuno mi credeva, mi ha detto, ma perché l'hai messo, gli hai dato 0 su 5? Non è giusto, sei cattivo, non capisci un cazzo. E poi è uscita la generazione 8 e tutti hanno detto, ma come, perché un'altra forma di Charizard? L'avevo detto! Il fatto che è puro fanservice. La gente vuole Charizard Drago, eccovi Charizard Drago. La gente piace Charizard Shiny, eccovi Charizard Nero. Cos'è figo negli anime? Il fuoco blu, quindi diamo il fuoco blu. È puro fanservice in un modo che personalmente non mi piace. Non è brutto come design, quello che ho sempre detto, ma mi sta sul cazzo per questa stagione qua infinitamente. E preferisco onestamente a livello estetico, a me piace anche l'Ipsion. Quindi ci va Charizard X. Secondo me il granchino con la babba è orribile. Non è un granché, però... Questo qua è il primo esempio di merda su merda. E tutto quello che va storto nel mondo dei Pokémon. Sarà lo prendo in culo Flareon, gente.
Sa che lo prende in culo Flareon. Mi spiace per Flareon, perché comunque è tipo il Pokémon con la valutazione più alta da tutti qua. Lui è comunque un Pokémon da almeno 3,5, ma penso anche da 4 su 5. Però gli altri sono più belli, quindi non ci posso fare nulla. E il Pokémon che odio di più in questa generazione qua qual è? O Electrode o Execute o di nuovo Charizard X. Credo Execute. Più passa tempo, più mi piace meno Execute, più passano gli anni. Anche Electrode non mi piace niente. Mr. Mime è un uomo. Lo so, mi fa cagare anche a me Mr. Mime, ma sto pensando comunque a ogni lato positivo del Pokémon. È animato bene nei giochi. È uno dei pochissimi Pokémon animati bene, Mr. Mime. Motivo del perché non gli darei il voto di Pokémon peggiore tra tutti. Ah, però c'è Charizard X. Sta sul cazzo Charizard X. Mamma mia, si sta sul cazzo. Però non è di prima. Ci metterei un po' più di prima. Electrode. Non mi piace Electrode. Non mi piace Electrode. Electrode. Cioè, sai che se non lo metterei tanto perché non è di prima, al massimo lo metti tra il più brutto tra le forme regionali. Tra le gimmick di sesta, nel caso. Però, Pokémon di seconda gen. Seconda gen sarà più difficile o sarà più facile? Stantler. È un cervo che ha mangiato un'ape, che si è cagato addosso nel pannolone e che ha delle palle in testa. Stantler. Di gran lunga Stantler, il peggiore. Fa cagare a tutto, sotto ogni punto di vista. Fuoco. Magby. Non sono mega fan dei Pokémon Baby. A me piace Slugma e Magcargo, gli altri non sono neanche in gara in questa situazione qua. Magby. Acqua. La buona generazione prima con acqua questa va. O Remoraid o Quillfish. Credo Quillfish, che è proprio uno dei Pokémon più dimenticabili di tutti. Non ha niente. Slowking non è bello. Slowking non mi dispiace, è più brutto rispetto ad altre forme di Slowpoke, ma ci sta. Quillfish non ha niente. Remoraid anche, dovrebbe essere il Pokémon pistola, ma non è neanche riconoscibile come Pokémon pistola perché è stato censurato. Lui dovrebbe essere un tank, ma almeno è un polpo figo. Quillfish. Overquill fantastico. Sì, non è Overquill, è Quillfish. Lui non si evolve in Overquill, lui è Quillfish. E soprattutto un pesce palla può rendere molto più figo rispetto a dargli la bocca in questo modo qua. E poi quando gli dai da mangiare una carota non fa. Oh! Quindi non sono un fan di Quillfish. Erba. Sunflora. Non è niente. È un girasole. Non ha nient'altro. È un fiore. Non è niente. Va bene, Sunflora. Abbiamo dispiaciuto gli evoluti di Oppip. Oppip è il migliore, chiaramente. Però loro non sono orribili. Cioè, non li odio. Sunflora non mi dice niente.
meglio lui che si chiamava Sankaran. Sankaran almeno esplode. Nel poker c'è scritto che esplode. E gli altri chiaramente no. Oddio, ok. Lantern. Elekid è uno dei baby Pokémon che mi piace. Pichu, molto semplice, ma comunque funziona perché è carino. Mai. Anche loro mi piacciono comunque moltissimo. Mi piace anche Cincho. Credo sia Lantern. Credo sia Lantern, sì. Non... è più brutto rispetto a Cincho per me. Cincho. Non mi ha mai fatto troppo impazzire perché... perde gli occhi a croce, mi piaceva della forma originale, diventa più un pesce normale, però con questa doppia spunta in testa, mai troppo capita. Oh, te. Ok. Te. Tyrog. Fuck, ok, qua ci va Quillfish. Qua cosa ci va? Quindi ci va Remoraid. Come Tyrog. Ci devo mettere? Ci devo mettere Heracross e Hitmon Top? Non ci metto Heracross e Hitmon Top. Quindi Quillfish va qua e qua va... quello lì. Fuck you, pesce pistola. Pesce pistola ci finisce. Sarebbe stato davvero interessante se fosse stato effettivamente un pesce pistola, però l'hanno censurato purtroppo, quindi niente. Terra. Che c'è di brutto di terra qua? Credo Piloswine. Piloswine non mi dice troppo. Pupitar. Ok che non è incredibile, però direi di no. A me Piloswine non dice niente. Mi piace lui, mi piace Mamoswine, ma non mi piace la via di mezzo. Piloswine non mi ha mai detto nulla. Ovviamente non ci vanno... Ziki e Zikikiki. Chiaramente non ci vanno, ci va lui. Volante. Credo di sapere già. No, è una gara. No, credo di sapere già. So chi ci va. So chi ci va. Questo potrebbe fare bella della gente. C'è un altro Pokémon che so che andrà in un'altra categoria negativa. Delibird. No, Togetic. È il punto debole della linea evolutiva di Togepi. Togepi bellissimo, Togekiss bellissimo, Togetic mi ha sempre fatto cagare. È storto, è strano, è piccolino, ma non so che cacchio deve essere, non ho idea. Non mi è mai piaciuto. Togekiss incredibile, Togepi bellissimo, mai apprezzato Togetic. Ma mai detto niente. Infatti, per fortuna la quarta ha salvato Togepi con la evoluzione finale. Psico! Odio la lettera non N. Inizio sempre a dire parole molto brutte che mi farebbero bannare, non la voglio. Cosa c'è qua? Ah, c'è lui. Tenki categoria 6, qua. Altro ci posso mettere, aspetta. Nato e Xato mi piacciono. Espeon incredibile. Slowking? Slowking non mi fa impazzire. Wobbuffet bello, Girafarig bello, Lugia bello, Celebi bellissimo, gli hanno sono incredibili comunque. Credo Slowking, non mi fa troppo impazzire Slowking. Questa generazione a livello di Pokémon acqua è una delle peggiori, abbiamo già tre Pokémon acqua in categorie negative. Assurdo. Ecco qua. L'avevo detto io che sapevo già il motivo perché qua ci va Togetic in automatico. E qua ci va Ledian. Fa cagare Ledian. Potessi fare della roba bellissima con un Pokémon Coccinella. L'abbiamo visto fare con Orbeetle. Sai, brutto. Mai detto niente. Non mi piace. Lo preferisco. Preferisco di più Fortress e Pineco, che sono molto dimenticabili, ma almeno non mi dispiace. È un Power Ranger, sì, ma non è un Power Ranger bello. È un Power Ranger brutto. Scizor. Mio fratello. Heracross. Mio padre. Qual è il tuo nome? Come cazzo si chiama? Shackle! Don't fuckle with Shackle. Mio figlio. Lady mi ha sempre fatto schifo. Roccia. Roccia. Mi sa. Larve Tetranitar no, Pupitar sì.
la forma bozzola è la meno interessante. Ok, che ha senso a livello evolutivo, perché praticamente lui si diventa in un bozzo e poi cresce fuori con comunque i simboli che vedi qua sugli occhi, se non rimangono qua anche sul Pokémon finale. È carina come idea, però Sudowoodo mi piace, Shackle mi piace, Macargo mi piace, Crossland mi piace, cazzo devo fare, scelgo quello che mi piace meno. Non lo odio, ma quello mi piace meno, quindi a esclusione vado lui. Misdreavus, mio Pokémon preferito di tipo Spettro di seconda gen, e Pokémon che odio di più Spettro di seconda gen. Una merda, fa cacare. Drago, Kingdra, merda. Bellissimo anche Kingdra, però vabbè, non abbiamo altre scelte. Fuck. No, in realtà so che ci va Crowlock, grazie del Prime per 19 mesi. Sudonudo, thank you. Ci finisce purtroppo Sneasel. Non perché lo odio, ma perché è quello che mi piace meno tra di loro. Bellissimo Umbreon, bellissimo Tyranitar, bellissimi loro due. A me piace un botto Markrow, mi ha sempre fatto impazzire. Sneasel è bello, ma non tanto quanto gli altri. Quindi semplicemente per esclusione anche lui viene selezionato. O Fortress o Skarmory. Sì, Marco mi piace un botto. Infatti mi dispiace che si evolva in Hunchcrow, che Hunchcrow non mi ha mai detto niente, onestamente. Non è paragonabile a Marco. Non odio nessuno dei due, onestamente. Non penso che siano dei design incredibili, non odio nessuno dei due. Steelix, bellissimo. Shizor, bellissimo. Credo per memorabilità è Fortress. Skarmory non è incredibile, però Fortress, dai. Odio Pokémon Folletto comunque. Più passa tempo più me ne rendo conto che c'è la categoria di Pokémon che odio di più in assoluto. Ci ho già messo Iglybuff. No, odio lui. Bruttissimo. Orripilante. Che cazzo è? Dovrebbe essere carino, non lo è. Indemoniato, c'ha gli occhi rossi, sembra che stia insanguinando gli occhi. Ed è una palla con niente, fa cagare. È orripilante. Loro non mi fanno impazzire, però almeno sono chiaramente ideati per essere qui. Cani brutti, e comunque sono talmente brutti da essere carini. Togepi bellissimo, Togetic c'è già. Loro non mi dispiacciono. Clef almeno è carino, Iglybuff non mi è piaciuto. Starter che mi piace meno di seconda gen. Seleziono la forma finale o la forma singola? Perché so quale linea evolutiva mi piace meno. Linea evolutiva mi piace meno è Meganium. Chikorita, Bayleaf, Meganium. Però, per me sono entrambi un punto debole nella loro linea evolutiva, sia Croconov, sia Quilava. Quilava non mi ha fatto impazzire che gli esplode il culo. Croconov, a me non dispiace, però non è al pari con Totodile e Feraligatr. Essere l'uomo cavernicolo strano mi ha fatto... Ci sta, ma non è la fine del mondo. Però non lo darei a Croconav. No, Croconav no, già lo escludo. Quilava forse. Quilava è bellissimo, cazzo dici? Non lo so. So che alcune persone o ti piace un sacco Quilava o non ti piace. Io purtroppo finisco una categoria che non mi piace. Preferisco Typhlosion e... Nidoquil. Chikoquil. Quilladin. Cazzo si chiama... Cyndaquil, porca vacca. Mi ricordavo che c'era Quill, ma non mi ricordavo il nome. Forse metto Meganium e basta. Andrei probabilmente di mettere sempre Pokémon finale per rappresentare la linea evolutiva in generale. A meno che non ci sia proprio un caso dove c'è un Pokémon davvero brutto nella linea evolutiva, metterei comunque il Pokémon finale per raffigurare la linea evolutiva e dire quale mi piace di meno. Quindi metterei Meganium. Direi di sì. Qua ci sono tre che non mi piacciono. Non mi piace né Scizor, né Ampharos, né Heracross. Escluderei Ampharos, non mi piace né Scizor né Heracross. Credo ci va Heracross. Scizor non mi piace, è un downgrade, ma Heracross è bruttino, eh. È bruttino Heracross. È bruttino. Mi astengo. Non posso. Che cazzo devo fare qua? Non posso! Che cazzo faccio?
Non è uno dei cani. Vi dico subito, escludiamo tutti i cani. Non è uno dei cani. Non è un cane, è una tigre slash felino slash leone slash quel cazzo che è. Non me ne frega, un cane. Via i cani. Non riesco a darlo a Celebi. O è Lugia. Da piccolo avrei detto da adulto dico Lugia. Lugia è un bellissimo design, mi piace un botto Lugia. Ma tra di loro, tra i colossi dei leggendari del mondo Pokémon, è per me il più debole. Perché a differenza degli altri, mi ha sempre fatto un pochino strano che c'ha le ali in mano. È figo come design, è interessante, è diverso per questa stagione qua, è anche bello come Pokémon. Però comunque un pochino strano, per quella semplice stranezza ottiene un 0.01 punti in meno e finisce nel quello che odio di più di seconda gen. Però è davvero, è praticamente un 5.5 nel Pokémon che odio di più, non ha nessun senso. Stantler. Ok? Stantler. Mi sbaglio? No. Stantler. Ok. Terza gen. Pokémon normali, terza gen che mi piace meno. Terza gen credo che faremo meno fatica perché ci saranno dei Pokémon brutti da eliminare in fretta. Spinda pelato comunque è un incubo. Castform. Pokémon con le tette. Certo, sono un grande fan delle tette. Non voglio le tette su un Pokémon, però non mi fa impazzire. Non metterò 6 volte Castform. Numel. Dovrebbe essere anche Combusken, però direi Numel. Combusken è sia forma di cazzo, però è un po' più nascosta come cosa. Torchic e Blaziken chiaramente no, Torkoal no, Camerupt no. Un Numel o Combusken? Why not Pokémon tette? Gente, non voglio vedere delle tette su un Pokémon, non è quello che cerco dal design di un Pokémon io. Quando vedo un Pokémon non è che voglio vedere delle tette, voglio vedere un design di un Pokémon, voglio vedere un mostro tascabile. Non voglio vedere tette tascabili. Cambiate idea, non ci va a caso, no. Numel, non mi ha detto niente Numel. Numel. Non mi dice nulla. Acqua. Uno di loro due. Direi questo. Mi fa schifo. So che c'è Luvdisk, ma per me è peggio Gorebis. Gorebis sburro dal culo quando vedo Gorebis. Orripilante. Erba. All Red Sixon, concordo. Come si chiama il sito? Cerca Pokémon Picker online. Il sito si chiama questo qua, se vedi. C'è Crimson in mentone che mi fa sempre un pochino strano. E Uomo Capezzolo che anche lui mi fa un pochino strano. Però loro non mi piacciono. Ma sono C'ha 8 cazzi in testa anche lui. Vai. Anzi, no, Cacnea mi piace a me. Cacnea e Cacti non mi sono sempre piaciuti. Minum e Plasol uguale. Mai stato un fan delle poche. Delle topi Electrum. Glalie. Glalie però non è così male.
Non dispiace Glalie. Ryges mi piace. Kropfop mi piace. Snorant. Metto Glalie, ma un po' per esclusione in realtà. Come Plazzle era carina. A me non piacciono i top letto. Lotta. Ariama. Easy peasy. Ariama mai apprezzato. Glalie è bellissimo. Glalie è bello, ma non... credo sia quello che apprezzo meno. Forse perché sto pensando anche alla Mega. La Mega è orribile di Glalie. Però... Qua direi ovviamente Gulpin o Swalot. È uguale per me Gulpin o Swalot. Possiamo metterci entrambi. Non ti piace Mr. Beast? Non è Mr. Beast, sta facendo così, è diverso. Sarà posa Kabuki. Tipo posa Kabuki, in realtà non credo sia. Credo sia posa da sumo, però non importa. O Gulpin o Swalot. Metto Swalot perché sì. Non molte ragioni a riguardo. Pokémon Terra. Barboach. Come Trapinch? Trapinch è bello. Barboach. 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 Non è orribile Whiscash, ma Barboach è brutto. Volante. Mascherain. Alice, grazie al Prime per 12 mesi. Thank you. Mascherain. Potremmo anche metterci Rayquaza. E Mascherain. Mai detto nulla Mascherain. Nonostante sia un coleottero che lo rende ancora peggiore. Psico. Bella sta immaginazione Psico, porca vacca. O Grampig o... Medicham. Penso Medicham. Presidente unknown. Ma è Medicham. Grampi che mi ha fatto impazzire è più brutto di Spoink. Però Medicham non mi è mai piaciuto. Mai apprezzato. Preferisco la forma Mega. La Mega di Medicham è bella. Medicham stesso non mi piace. Non mi piace neanche lui. Però Medicham è bruttino. Medicham. Non mi piace un po' con l'ottica questa generazione qua, a quanto pare. Coleottero. Ah, loro due immediatamente. Orribili. Odiati. Penso i peggiori Pokémon Coleottero di sempre, probabilmente. Oddio, c'è Speedops ormai. Porca vacca, la nuova gen fa cagare a tu. Fa una merda incredibile. Mettiamo uno è uguale, mettiamo lei. Non cambia nulla. Orribili, odiati, peggiori di sempre. Tremendi. Pokémon roccia peggiore. Fuck. È lui. È lui, però allora non voglio ripetere questo. Che era l'altra opzione qua? Era o Nuzleaf o Crimson Mentone. Credo Nuzleaf. Nuzleaf perché odio i capezzoli. Come voi vediate casomai le costole sopra Machop, io odio i capezzoli sopra Nuzleaf. Non mi piace l'idea che lui abbia dei capezzoli. Quindi gli levo i capezzoli. Spettro. No. Fuck. Shuppet. Mi piace Shuppet, ma se devo scegliere, devo scegliere Shuppet. Bannett non mi dispiace. Potrebbe essere anche Bannett. So che amo Mega Bannett, ma Bannett base... quando vedo il paragone rispetto a Mega Bannett, è molto più brutto Bannett base. Shuppet almeno fosse carino? Ovviamente no, ovviamente no, ovviamente no. È uno di loro due. Sono tutti belli comunque design. Nessuno qua è sotto il 3 su 5. O è Bannett o Shuppet? Dai Shuppet. Facciamo Shuppet. Bagon. Bagon mai apprezzato. Ha tipo un... come si chiama? Ha un... come si chiama quando c'è capelli lunghi così che ti seguono fino a qua, ma c'è rasati ai lati, ma c'è neanche lunghi qua dietro?
Hai un... come si chiama la taglia di capelli? Non è la leccata, non è la moicana. Mallet, ha un mallet in testa. Non mi piace il mallet esteticamente. Gente a casa, se voi avete il mallet in testa, mi dispiace, a me non mi piace. Non mi piace mai un taglio di capelli, non l'ho mai apprezzato. Non sono un fan. Mi dispiace. Non dovete per forza tagliare i capelli, non è che dovete accontentare me, ma a me non piace purtroppo. E vedere un Pokémon Drago con un mallet, mai capito. Centurius, grazie per la prima volta, thank you. Praticamente sta male il mallet super un Pokémon per me. Buio. Fuck, ok. Buio. Non è Carvagna né Sharpedo, né Cacturne, né Sableye. Non metterei neanche loro, onestamente. Lui ce l'ho già messo. O è Crodant o Absol. Credo Crodant. Crodant perché ci sono dei... dei crostacei migliori in generale. Non è orribile, ma ci sono di migliori. Absol non sono mai stato un fan. Non sono mai stato un fan troppo edgy per me. Però Crodant. Andiamo. Dai, Crodant, Crodant. Metang. O Mawile. Mawile perché è folletto. Cosa? A me piace un botto Beldum, mi piace un botto Metagross. Metang è chiaramente l'anello debole della famiglia. Secondo me se gli levi il naso c'è un design migliore. Mawile è bellissimo. A me non mi ha mai detto troppo Mawile. Preferisco la Mega di Mawile. Invece di Aggron preferisco la versione base di Aggron. Giraci no. Steelix no. C'è Registeel no. Metang, Metagross no. Aggron, Iron no. Lyron è un maybe, ma non credo sia Lyron. O è Mawile o Metang. Come al solito il Pokémon migliore o è il primo o è l'ultimo dell'evoluzione, come i figli. Sì, è rarissimo che... come i figli. È rarissimo che il Pokémon migliore sia il secondo. È molto raro. Metang? Metang. Ah, Metang. Mi dispiace per Metang, metterei Metang. Metang. Oh, ma vuoi, perfetto. Easy. Abbiamo risolto velocemente. Non ci abbiamo neanche il dubbio riguardo ormai. Sappiamo dove mettere entrambi. Azzurri è carino, non mi è mai dispiaciuto. Bevi Pokémon che ci sta, simpatico. Linea evolutiva di Gardevoir, carina. Mawile ci sta. Ok, qua sapete che ci metto. Swampert è per me lo starter peggiore di terza generazione. Mai apprezzato. Mudkip, più passatempo più mi piace Mudkip. Swampert ancora adesso non apprezzo in nessun modo per niente. Swampert di gran lunga il peggiore. Mi dispiace gente, lo sapete, ve lo dico sempre una cosa. È il peggiore Swampert, non so che dirvi. Per me è il peggiore ovviamente, cioè il per me ovviamente. La mega peggiore di questa gen è Glalie o Swampert di nuovo, mi dispiace gente. Anche onestamente Latios e Latias con la mega uguale è sempre poco apprezzata come cosa. Glalie non mi piace. Glalie è brutto. Ho messo Glalie qua, sto pensando all'altra sua forma. Cioè Glalie è finito qua dentro in realtà perché forse poteva essere meglio, cioè, potevo metterci Snorunt, potevo metterci qualcun altro. Però pensavo alla mega di Glalie e la mega di Glalie fa cagare. Peggior leggendario di terza è un Regi. Sì, è un Regi il peggior leggendario di terza. Qual è? È Regirock. È Regirock. Preferisco Regice e Registeel. Per me Regirock è più brutto.
Non penso che nessuno di loro sia brutto come Reggie, ma se scegli il peggiore per me sarebbe Reggie Rock. Preferisco sempre preferito Reggie Steel. E... però lui fa il sound effect bellissimo. Aspetta. È questo? Fa questo effetto qua a lui. No? Per questa ragione potrebbe avere un punticino in più. E sentiamolo, certo. Non vedo perché no. Se non sbaglio nell'anime fa proprio dei suoni stranissimi in questo modo qua, se non ricordo male. Il peggiore della generazione è... o Gorebis. Ah no, okay. Easy. Quarta gen! Pokémon peggiore di tipo normale. O è Ambipom. O è Puragli o Licky Licky. E uno di loro tre. Non mi piace Ambipom. È più brutto Licky Licky rispetto a Lickitung, ma Puragli è brutto. Però Puragli è fatto apposta per essere brutto. Non ho mai odiato Puragli. Però ho odiato loro due. Non troppo. Credo Ambipom. Ambipom non mi dice niente. Anche lui è tipo un po' scimmioide, ma è brutto come scimmio anche lui. Non ci posso fare nulla. Credo Ambipom. Ma mai apprezzato. Non è una buona evoluzione neanche per Ipom. Ipom un po' lasciato a sé stante in seconda gen. Questa evoluzione della quarta non aiuta purtroppo. Itran. Ci sarà di sicuro un altro leggendario da mettere nella categoria peggiore. Acqua. Lui non mi dice niente. A me non mi ha neanche troppo fatto impazzire Floatzel. Gastrodon a me piace, gente, mi dispiace. Fion e Manafi anche sono brutti, eh. Ma non mi hanno mai detto nulla. Mai detto nulla. Onestamente, Manafi e Fion. Lui. Non ho mai capito. Non so che cazzo sia. No. Già due leggendari nella lista? No, non mai. Erba. Wormadam, direi. Ma Wormadam c'è diverse categorie. Per adesso mettiamo Wormadam qua, però potrebbe riuscire fuori Wormadam. Pokémon peggiore, Pachirisu. Mi dispiace per gli Electro, saranno tutti dei cloni di Pikachu, chiaramente. Peggiore ghiaccio. Snorant. C'è Snover. Snover. Stranamente triangolare sopra e non so. Molto geometrico come design, non mi dice nulla. Lotta in questa gen Gallade, mi dispiace per Gallade. Non è un bruttissimo Pokémon, però il pannolone che è qua mi ha sempre fatto un pochino strano e preferisco le rane combattenti rispetto a lui.
ovviamente Lucario e Riolu incredibili. Quindi Gallade. Sì, però Monfern. Buona scimmia Monfern. Veleno Skuntank. Terra. Ah, Rhyperior. Easy. Easy. Volante. Manta è che volante? Mai apprezzato lui? Lui. Non mi ricordo anche il suo nome, come si chiama? Motim. Psico, il peggiore di questa generazione, tipo Psico chi è? Mime Junior. Mime Junior almeno è carino. Rispetto a Mr. Mime è almeno più carino. Non sono un nome fan dei pixie di questa generazione qua, ma ci stanno. Cresselli è bellino. Bronzong e Mike e Bronzong sono belli. Credo comunque Mr. Mime Junior. Mime Junior mi piace. Mime Junior. A me piace lui. Chingaling è bello. Ok, questa è una generazione debole a livello di Pokémon Coleottero. I Coleottero belli iniziano dalla quinta. Chiato c'è per volante. Nessuno è bruttissimo qua. Ci potrei mettere Shame in forma volante, che a me non mi fa impazzire. Ah, Burmy non vorrei metterci perché ci abbiamo già messo Wormadam. Sarebbe un po' un doppione. Se mettessi qua Wormadam. Aiuto, lo sto facendo. E qua ci mettessi cosa? Cherry non mi piace, potremmo metterci benissimo loro. Facciamo così. Mettiamo qua lui, mai apprezzato, e qua Wormadam. Facciamo così. Sì, ok che Wormadam è l'evoluzione, però comunque è una categoria differente. A me Tangrowth non mi dispiace. Cos'è? Acciaio? No, roccia. Roccia. Rhyperior di nuovo, no. Ponsdi è bello. Probopass non mi dispiace. Sheldon e Bastiodon sono carini per me. Mi sono piaciuti. Lui non mi piace. Lui non mi piace. Però i buffi ma ha senso perché in realtà non sono buffi, sono peni del naso. E è magnetizzazione del ferro per terra. Lo raccoglio in comodoni. A me piace come idea. Lui, non mi è piaciuto. Rampardos, mai stato un enorme fan. Spettro. Comunque facendo sta cosa mi sono reso conto che Pokémon Spettro sono i miei preferiti di gran lunga. Porca vacca, sono tutti belli Pokémon Spettro. Credo Drifblim. Mismagius, incredibile. Spiritomb, incredibile. Duskunar, incredibile. Frozlass, incredibile. Rotom, incredibile. Giratina, incredibile. Se devo scegliere tra loro due, penso di preferire meno lui. Preferisco Drifloon. Drifblim è comunque bello, mi piace come design e come concept, ma tra tutti è il più debole, tanto per questo. Rotom non sembra spettro. Rotom sembra un sacco spettro a me. È un spettro elettro che impossessa gli elettrodomestici. È la cosa più spettro di tutte. Una cosa che impossessa. Gibble neanche nella vita, non è neanche in considerazione. Al massimo Gabite, ma Gabite è una delle poche forme intermezze che non mi dispiace per nulla. E Palkia lo preferisco meno rispetto a Dialga, lo preferisco meno rispetto a Giratina, metto Palkia. Ma anche lui è un Palkia che è qua nei più odiati, ma non sarà mai qua in fondo quando poi scegliamo veramente i peggiori, chiaramente. Non è neanche preso in considerazione, praticamente.
cliché, ok. Frogazzi Raid, stiamo scegliendo il Pokémon che odio di più in ogni singola categoria. Se vedete qua un Pokémon che amate, è o perché l'ho dovuto scegliere per esclusione perché gli altri sono più belli e li preferisco, o perché lo odio e odio anche voi di conseguenza. Benvenuti. C'è qualcuno che posso mettere al posto di Skantank? Maybe, potete metterci Roserade. So che piace Roserade, ma a me non mi piace troppo, preferisco Roselia. Trapion mi piace, gli altri mi piacciono. Anchico non è bello quanto Markro, però è comunque un bell'uccello. Lui ci sta un po' come lui. Darkrai mai. Forse fare così? In base all'estetica? In base all'estetica, quello che penso del Pokémon in generale, è la mia opinione personale. Penso di fare così. Roserade mi dispiace, ma lo metto qua. Mi ha sempre dato fastidio di Roserade il fatto che cambia la forma delle sue fiori in questa qua. E la forma dei fiori così è molto più brutta per me. Mai piaciuta la forma dei fiori così. L'ho sempre trovata strana. Il fiore di Roselia è molto più bello. Acciaio. Ah, shit. Ok. Te? È un po' una generazione debole a livello di Pokémon. Fossile. Perché Misdreavus? Perché è l'unico Pokémon di seconda di tipo spettro. Come Kindra è l'unico Pokémon drago di seconda gen. È l'unico Pokémon che potete metterci in mezzo. Ho già messo lui. Posso metterci qualcun altro? No. Non ci metto qualcun altro qua. Sarebbe Itran, ma Itran è già di là. Non sto cercando di fare doppione, cerco di sempre scegliere un Pokémon differente. Bastiodon. Wurmadam c'è già. A meno che non vogliamo mettere qua qualcun altro e mettere Wurmadam dall'altra parte. Tanto Wurmadam e Motim tecnicamente sono delle stesse evolutive, però essendo due rami differenti li conto come due Pokémon diversi per me. Cioè, purtroppo Cricketot mi ha sempre dato un pochino fastidio perché... Cricketune mi ha sempre dato un pochino fastidio per i baffi che c'ha in faccia. Però il concept del Pokémon mi piace comunque. Vespiquen è bello. Anche Combi mi piace. Potrei purtroppo mettere Cricketune qua e metterci qua Wurmadam. Sì, Wurmadam è peggiore in ogni tipo. Purtroppo sì, lo è. E fa cagare la merda. No, è un Poleon mai. Ok, c'è qualcun altro psico. Che c'è di psico qua da mettere? Mesprit. Mesprit. Non ce lo metto mai nella vita, Togekiss. Ci metto Mesprit qua. Preferisco Chingaling a Mesprit. Starter che mi piace meno di questa generazione qua. Tutti belli, eh. Però quello che mi piace meno, visto che lui è il mio starter preferito in assoluto, e lui è il mio starter preferito erba, è Empoleon. Se dovessi scegliere la forma peggiore tra tutte, è Grotol però. Grotol è più brutto. È brutto anche Primplup, ma Grotol è proprio brutto. Quindi cosa metto? Metto Empoleon per rappresentare che questa linea evolutiva è quella che mi piace meno tra tutte e tre, o metto Grotol perché è il peggiore? Metto Grotol. Secondo me si può mettere anche Grotol. Mettiamo Grotol. È chiaramente la pecora nera della linea evolutiva di Pokémon di quarta, diciamo. Di strata di quarta. Anche Primplup è bruttino, però Grotol è molto peggio. Forma gimmick peggiore. O è Garchomp o Obama Snow. Mi direte, ma come Garchomp? Non ti piace Garchomp? Sì, non mi piace la Mega, ma è apprezzata. Credo però Obama Snow è peggio. Un po' troppo, c'ha troppa roba. Anche Garchomp c'ha troppa roba, ma lui parte c'ha troppa roba. È tutto un zigrechinato strano. Metterei Obama. Leggendario peggio di quarta...
Non posso però scegliere Itran, Mesprit, Palkia e Fion. Ah, scemi volante. Scemi volante. Non mi piace, mai apprezzato. Scemi in base, bellissimo. Scemi volante, brutto. Grazie per 16 mesi. Concordo, mega Gaccio, provino la perfezione di Gaccio. Yes, concordo anch'io. Mai apprezzato. Bellissimo lui, carinissimo, mi piace un casino. Super puccioso e carino. Lui è un proto cavaliere di quinta generazione. Cavallo cavaliere di quinta generazione. Non mi piacciono i cavalli cavaliere di quinta generazione, quindi è il più brutto. E Pokémon peggiore di quarta è Wormadam, direi. Potrebbe anche essere Rhyperior per me. Vi giuro, a me fa davvero schifo Rhyperior. Mi fa schifo la merda, ma Wormadam è peggiore, siamo onesti. Wormadam è peggiore. Era in ogni categoria. Lo mettevamo come peggior Pokémon in ogni singola categoria, direi Wormadam. Normale di quinta. Allora, normale di quinta. La quinta credo faremo relativamente più facile. One Pheasant femmina o Watchog? Un Pheasant femmina forse andrà in volante. Chi c'è in volante? Guardiamo subito. Mettiamoci Watchog qua, dai. Fuoco, Pokémon peggiore tipo fuoco. Ah, easy. È bruttissimo anche lui, però easy. Pokémon peggiore tipo acqua. Simipur. Alla Omola non sono un fan. Lui non sono un fan. Basculin da solo non è un granché. Ma è Simipur, penso che sia il peggiore anche da tutte le scimmie. Erba peggiore. Questa è una buona generazione erba. Virizion. Maractus non è un granché, ma ci può stare. Simisage sarebbe un... cioè, è un Pokémon diverso, sì, però... cosa fare, Simisage. A me piace le forme base, ma le evoluzioni sono davvero brutte. Simisage. Elettro Pokémon peggiore è Stan... è Molga o Stanfisk? Potrebbe... questa volta bassi il topo elettro. Non si salva. Pensare non si salva. Stanfisk deve essere stupido, deve essere così. Non Tandarus. Non mi piacciono i geni, sono brutti, sono proprio un brutto esempio leggendari. Però io odio i topi elettro, non mi dicono nulla. Mi fanno da 20 anni e ancora non li apprezzo mai. Chi c'è in terra? Potrebbe anche andare in terra lui, sì. Però a me, cioè, la faccia stupida comunque ci sta. Pomi secondo me è meglio riuscito. Meglio riuscito è Mimikyu. Se conta nella categoria. Se non conta nella categoria. Questa è la mia opinione. Dai, Stanfisk. Questa è una buona generazione di livello Pokémon ghiaccio. Bertink con il pipo arrapato, Cryogonal che non è niente, o gelato. Bertink con il pipo arrapato mi ha sempre dato un sacco fastidio, è Bertink. Non è il gelato doppio gente, per me è Bertink. Mi sta sul cazzo il pipo arrapato e la barba di ghiaccio, mai apprezzato. Secondo me potresti fare un Pokémon incredibile con un orso polare, non mi piace. Potrebbe essere figo come potenziale applicato male. Lotta sta generazione fa cagare, Soak, Throw o lui? Lui. E poi si chiama Frigometa in tedesco. Lui. Orribile. Odiato sempre. Peggiore di tutti. Un clown per nessuna ragione. Non capirò mai. Ah, questa è brutta. Ma non posso scegliere niente.
credo sia Garbodor. Non lo odio Garbodor, ma non è al pari con Scolipede, Venipede e Wirlipede. Mi piace Trubbish perché almeno è carino, è proprio il sacchetto di spazzatura. E Among Us, ormai c'ho un apprezzamento di Among Us puramente per il nome Among Us, e non riuscirò mai a scollegarlo dal mio cervello. Ormai ogni volta che lo vedo dico Among Us e sono contento. Quindi è Garbodor. Garbodor è la logica stessa con cui si evolveva comunque Mach e Weezing, ma essendo ormai passate 4 generazioni poteva fare un pochino di più. E non è un incredibile design, potrebbe essere fatto meglio, quindi direi lui. Però non è male. Terra peggiore. O Stunfisk o la rana. Sono brutti però loro, madonna. Non cagare il cazzo. Non so, l'Andro Scotufo è brutto, lo so benissimo. Palpitoad e Sesmitoad. Palpitoad sono brutti. Ti ho detto, Palpitoad ci possiamo ancora salvare. Sesmitoad cambia pure il colore della pancia, non so perché, ed è più brutto. Metti Stunfisk qui e di là Emolga. No, è Sesmitoad. Si salva Emolga per stavolta. Io metterei qua Unpheasant femmina. E qua Wubat e Zubat. Non mi piace Gotorita. Non troppo neanche belli him. E Wubat e Zubat non mai piaciuti. Zubat è brutto. Zubat. Coleottero peggiore. Sarà una buonissima generazione a livello di Pokémon Coleottero. Sono tutti molto belli. L'unico che secondo me è più debole è Durant. Non ha niente di che. È soltanto una formica. Non mi dice molto. Non è nulla. Groccio è una buona generazione. Terrakion. È decisamente più brutto per me. Spettro. Frillish femmina. Quello maschio dovrebbe tipo sembrare dei baffi giganteschi, ma ne hanno fatto in modo talmente strano che non sembra neanche. Quello femmina, non lo so, è mai detto niente. No, no, è troppo generico come aspetto femminile. Hanno messo tanto il rossetto e le ciglia lunghe. È lazy come design, è pigro. Moschelito, 31 mesi, 31 come giorni di febbraio, molto, ma proprio molto bisestile, decisamente. Come non sembra sono dei baffi nomi, lo so, ma mi sembra un patente anche delle cose gonfie apposta per galleggiare, mi dà quell'idea lì. Mentre lei ha tipo soltanto questa roba attorno al collo, uguale, ma che non ha nessun senso e poi è femmina. Per questo preferisco meno. Drago peggiore, Dradigon, immediatamente, senza nessun dubbio, chiaramente peggiore. Buio peggiore. Ah, questa è una buona generazione di buio. Credo. Tutti i Vullaby vedo. Credo lui. Credo lui. Lui no, perché mi ricordo un sacco Monster Kid di Undertale e quindi immediatamente ha dei punti per me. Lui però non è più carino e simpatico, perde l'espressività per diventare, non lo so, punk arrabbiato e da team cattivo e non lo so, più bruttino. Per me è lui. No, il gatto mi piace in questa generazione qua, in questo gruppo qua. Zora chiaramente no, Bishop chiaramente no. Vullaby perché odiate? A me non dispiace Vullaby. No, capito anche dovrebbe essere Scrafty. Non lo so, è Monster Kid di Undertale. Solo che è uscito tipo 5 anni prima, 10 anni prima di Undertale. Loro. Il peggiore.
sei tu, credo. No, poverini, vabbè, metto lui perché sono obbligato a farlo. Peggior starter, lo sapete. Odio infinito. Mai apprezzato. Non c'entra un cazzo con linea evolutiva. Perché cazzo è un samurai? Non è un samurai. Perché l'unica volta dobbiamo fare un po' con un bipede hanno fatto a quattro zampe? È Samurott. Samurott. Lo sapete. Lo sapete. Ma è bellissimo. È un samurai a quattro zampe! Adelame non può usarla, deve mettersi su due zampe de... lì tutto storto e non capisce un cazzo. È Samurott. Oh, Garbolo. Povero Garbolo. E lui. Ma perché Palkia? Perché non avevo altre scelte. Ho scelto il... quello che mi piace meno tra di loro, ma è comunque un Pokémon incredibile. Peggior leggendario. Lo so, gente. Lo so. Lo so che anche Embora non è bello. Anche Embora non mi piace. Samurott però proprio non c'entra un cazzo di linea evolutiva. Non mi piace. Cioè, se la linea evolutiva di Samurott fosse un'altra e finisse con Samurott e il suo concept non fosse quello di un samurai, bello. Buon design, figo. Il problema è che è un samurai e non c'entra un cazzo la sua linea evolutiva. Quindi ci metto uno dei geni, credo. Oddio, c'è anche Keldeo. No, uno dei geni ci va qua. Il peggior genio, nella sua peggior forma, è lui. Mai piaciuto. Lui penso sia il migliore. Lui non mi fa impazzire, ma almeno ci sta. Lui è più brutto. Un genio deve prendere il titolo di peggiore. E Pokémon peggiore della generazione è... chi è il peggiore dei peggiori di quinta gen? O lui... È lui. È il pagliaccio. Non mi piace il pagliaccio. Non mi piace. Perché è un pagliaccio. È da... cioè, sto Pokémon da 15 anni. È da 15 anni che mi chiedo perché è un pagliaccio. We lift in a society. Ok, sesta gen. Penso sia semplice perché ci sono dei Pokémon molto belli e dei Pokémon molto brutti in sesta. Un po' come la quinta. Vengono messe anche in mezzo giusto le Mega qua in mezzo. Ok, e ora è Diggersby o Furfru. C'è anche Pyro che non mi piace, ma no, è peggio Diggersby e Furfru. Metto Furfru perché Diggersby probabilmente finisce in terra. Easy. Oh, perfetto. Pyro. Easy. Ah no, mettiamo una femmina peggiore. Vai. Barbaracle. Sta andando bene questa generazione qua per adesso. Grogeist. Credo che Danny si salvi perché lui non mi piace. Abbiamo già messo lui. Ci finisce lui allora. Mega Glacier c'è già nella lista, quindi non possiamo mettere due volte. Ci finisce lui, purtroppo. Gli altri mi piacciono tutti. Avalug, gente, lo sapete, mi piace a me Avalug. Avalug a me è bellissimo. Mi fa così. Volante, cioè, no, lotta mi piacciono un po' tutti. Lui l'ho già messo tra i peggiori, quindi non lo posso mettere due volte. Loro mi piacciono tutti come Mega. Lui non troppo, più bella la Y, ma comunque non è un bruttissimo design perché Mewtwo carrya. Credo Pangoro. È un po' per esclusione e perché per me Pancha ha un design incredibile, è fenomenale. Pangoro potrebbe essere fatto meglio per me. Non mi ha mai convinto al 100%, ma mai soddisfatto al 100%. La Mega Scaramento non l'hai messa prima. Non l'ho messa prima la Mega Scarabeo. Sì, l'ho messa. Facciamo il cazzo. Pangoro. Page Chestnut. Chestnut ci finirà in questa lista. Non vi preoccupate.
Fuck! Ok, non possono essere né Skelp né Dragalge. Dobbiamo mettere una Mega qua in mezzo. Mi dispiace per voi. O è Venusaur o è Gengar. Io sono una delle poche persone a cui non fa impazzire Gengar Mega. Beedrill ve lo scuso già adesso perché a me piace il Beedrill. Credo Venusaur perché non mi dice nulla. È lì così, non fa niente. Ha santo un fiume un pochino più grande. Almeno la Mega di Gengar fa qualcosa. Non mi fa impazzire, però almeno fa qualcosa. Skelp a me piace. Mi sa che è Mega Venusaur, purtroppo. Povero per lui. Mi dispiace. Mi piace meno Diggersby o Mega Swampert? È una gara. È una gara. Credo Diggersby comunque. Credo Diggersby. Però è una gara comunque. Capite quanto a me non piaccia Swampert. Oddio, quanti volanti. Aerodactyl. Aerodactyl. Se non ci fosse stato Aerodactyl, non contassimo le Mega, ci andrebbe Aulusha, ma Aerodactyl, chiaramente. Psico, il peggior psico è... Credo Latios e Latias Mega. Perché sono uguali, ma mi è dato fastidio. Non ti piace Aulusha? Non mi fa neanche pazzire, santo per un'esclusione anche lui. Sono gli altri che mi piacciono di più che altro. L'evo di Espo non mi dispiace. Espur è bello. Delphox mi piace. Malamar mio padre. Upa e Upa Unbound fighi. Mega Lakazam a me è sempre piaciuto. Ci sta. Mega Slowbro ci sta. Mewtwo Y incredibile. Gardevoir bello. Medicham bello. Mega Metagross bello. Latios e Latias non mi hanno mai fatto impazzire. E Mewtwo mi ha fatto impazzire. Mewtwo X. Però è Latios e Latias. L'unico motivo di perché sono stati fatti così è perché non volevano fare un secondo modello 3D quando utilizzi l'ipervolo in Horas. Non è perché avevano... Questo qua era l'uscita di design e volevano fare un design del genere, era per pura pigrizia, quindi non ho mai apprezzato per questa ragione qua. Vai. Aiuto, cosa sto facendo? Omega Scizor. Prego. Ok. Omega Scizor o lui? Credo lui. È comunque peggiore lui. Mi piace un sacco Vivillon, ma lui è brutto. Anche lui è bruttino, ma lui è peggiore. Spiupa. Ho già messo lui ed ho già messo lui. E anche lui. Generazione debole come roccia. Dai, è molto comunque polarizzante come generazione. C'è sempre un po' comunque non mi piace comunque una categoria praticamente. Poi ci sono altri. Questo è incredibile, questo è incredibile. A me piace Carbink che Diancie, onestamente. La pre di Diancie. Non è la pre di Diancie in realtà. Lo so che lo sembra, ma non lo è. Posso mettere qualcun altro in acqua? O in roccia? O in volante, anzi? Potrei mettere in volante a luce, ma un po' mi dispiace. In acqua? Potrei metterci Mega Blastoise o Mega Swampert. Mega Swampert. Mega Swampert e lui va qua. Non direi che sono così per l'ipervolo di Horas, visto che Mega Latios e Mega Latias sono da XY, non puoi tenere e puoi scambiare le loro Mega Pietre da Horas. Beh, credo ci stia già pensando all'epoca, comunque. Credo fosse quello l'obiettivo, ci stiamo già pensando. È di sicuro già in produzione XY, Horas a quel punto. È Gorgeist qua di nuovo. Chi posso mettere al posto di Gorgeist? Ho già messo lui ed ho già messo lui. Lui non ce lo metterei perché è una bella Mega per una volta. Lui, la lezione di Mewtwo già finisce in starter, quindi non la posso ripetere. Cioè, se volete lo facciamo subito, così non vi confondete. Toh, Chestnut. Easy. Voglio neanche mettere Mega Gengar, però. Non voglio mettere Mega Gengar. Metto Mega Gengar? Tra di loro è quello che mi piace meno Mega Gengar.
Sebra mi piace un botto con la gemma gigante. Metto Mega Gengar. Mi dispiace per Mega Gengar, non è così male, però tra tutti quelli mi piace meno, tra i Pokémon Spettri di questa generazione. Qua... O è Sligu con le tettine o è Mega Garchomp. Direi Sligu con le tettine. Orribile. Buio... O Mega Absol o Mega Gyarados. Credo Absol. È un gambretto Gyarados, sì, però non mi piace Absol. Ah, mi piace un sacco proprio lui, potrebbe essere così di un figo. Potrebbe essere veramente una versione meno figa di Mega, Mega Rayquaza, invece soltanto un gamberetto Gyarados. Mega Absol. È troppo edgy per i miei gusti, non sono un fan del suo design di base. Acciaio. Nonostante non lo odi... Ah no, stavo per dire Klefki, ma c'è Mega Aggron. Mega Aggron, chiaramente. Tutte le Mega, comunque. Io ho sempre detto una cosa. La stessa gen mi piacerebbe di più se non ci fossero le Mega. Si perderebbero dei ben design, certamente, però... Oh, bellissimi loro, incredibili. Te, vai. Easy. 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 Mamma mia, che brutto, che schifo. Chestnut, purtroppo, che mi piace meno. Il mio preferito da tutti è Delphox. Sono di sicuro una enorme minoranza. Chiaramente, Gringe è il favorito da tutti. Chestnut è un gran peccato, perché Chespin è carino, Quilladin è... non è un granché, ma almeno c'entra in evolutiva. Chestnut cambia completamente colore e non c'entra un cazzo, è Chestnut. Oddio. Gimmick peggiore, che non abbiamo già scelto. Mega peggiore non abbiamo già scelto. Chi tra le Mega ho menzionato ma si è salvato finora. Mega... Blastoise è un po' bruttino. Mega Mewtwo X, Mega Blastoise. Mega Scizor. Mega Gyarados. Non gli do 4. Mi sa... Blastoise. Groudon Alpha è bello, mi piace un bot. C'è anche Mega Kangaskhan, è vero. Mega Kangaskhan che non cambia niente, è davvero brutto. Cioè, è carina l'idea, però non è una Mega. Potremmo fare semplicemente una forma alternativa, un'evoluzione, un Pokémon speciale a riguardo. Non c'è bisogno di fare una Mega. Era solo perché c'era l'idea, la volevamo fare così. Beh, come Mega... forse Kangaskhan è la peggiore, è vero, pensandoci bene. Perché è anche quella che ha meno l'aspetto di una Mega. Non diventa in nessun modo più esagerata. Il Pokémon dovrebbe essere portato all'estremo, distorto, modificato. Qua semplicemente esce il bambino a farsi una passeggiata. Non è un buon esempio una Mega, chiaramente. Hai sempre dato Charizard X, sì. Concordo. Parto precoce. Non funziona così marsupiali, ve lo dico. Ah, non lo so. Ci sono tanti che non mi piacciono di Mega, purtroppo. Mi dispiace un botto. Quelle belle sono incredibili, ma quelle brutte sono bruttissime. E rischio di lavorare con un Pokémon del passato, poi rovinarli o farli bellissimi, ancora più belli. Mega Salamence non mi dispiace. Mega Salamence, il suo problema era il modello 3D e l'artwork ufficiale. Che direte, dici poco, certo, però posizionato bene come Pokémon è bello. Tipo così a me piace un botto Mega Salamence. Solo che quando lo vedi solitamente c'ha le zampe retrate dentro ed è in patente in T-pose ed è bruttino. Lo è anche nell'artwork ufficiale. L'artwork ufficiale è un pochino meglio, però peggio in game. Mega Manectric non è così male per me, lo preferisco rispetto ad altri. Ci metto Gyarados. Ci metto Gyarados. Mi dispiace per Gyarados, ma
ho sempre odiato sta forma qua di Gyarados, perché potevamo fare così tanta roba figa e non so perché questa sia la sua forma, non l'ho mai capita. Non so perché diventi un gamberetto e sia così tozzo, non so perché prenda il tipo buio e perda il tipo volante. Non cambia neanche troppo, niente tanto più tozzo, niente tanto più brutto, non l'ho mai capito. Leggendario peggiore di sesta. A me piace il leggendario di sesta. Credo o Diancie o Volcanion. Non odio nessuno dei due. Però Volcanion è un po' strano e Diancie, se fosse sempre così, sarebbe meglio. Così si vede un po' uno stadio intermedio e non dice troppo. Perché sono due Xenias, perché una è la versione accesa e una versione spinta. Quando lo vai a risvegliare una è così e l'altra... Poi questa è quella che vai a risvegliare del combattimento, se non ricordo male. Non so per chi Veltan abbia una cosa uguale, però va bene. Zagard a me piace. Credo da Yancy base. A me Upa e Upa Unbound sono sempre piaciuti. Mi piace l'idea del genio della lampada, con portali, anelli strani, questa estetica comunque da Le Mille e Una Notte. Da Yancy, vai. Pokémon peggiore? Facilmente Aromatis, chiaramente. Easy. Mamma mia, se mi fa schifo Aromatis, cago dal buco del culo soltanto vedendolo. Settima generazione! Settima generazione, che anche qua credo sarà facile scegliere Pokémon peggiore, perché ci sono davvero dei Pokémon che non mi piacciono per niente. Metti... No, il cane Zagard non è male. Poi è un cane, salva, perché è un cane. Allora. No, forse qua facciamo fatica perché devo scegliere tra i più brutti. Lui non mi piace, lui non mi piace. Lui per me è il Pokémon più dimenticabile di sempre, quindi direi lui. Però lui mi fa schifo anche. Lui ha due tipi, è puro normale. È puro normale, vero? Anche Drampa non mi piace. Anche Bertic e Staffan non mi piace. Anche Toucan non mi piace. Non mi piace la settima gen. Sono normale. Komala. Komala non lo capirò mai come Pokémon. Bruttissimo Gumshoes, concordo. Komala non lo capirò mai, non è niente. Non è un design, non c'è nulla. È come Flamigo. Che cazzo è? Non è nulla. Fuoco peggiore, te. Acqua peggiore, Bruxish. Erba peggiore, Step on Me. Elettro peggiore, Otogedemaru. No, è orribile lui. Lui lo odio in modo incredibile. Golem Alola è inguardabile. È orribile. Non ha nessun senso. È uguale a quello base, ma ha le barba e i baffi per nessuna cazzo di ragione e sopracciglia. E in più ha sto cazzo di coso sopra la sfera che non lo fa rotolare. È un Pokémon che si butta giù dalle montagne per rotolare, non può più rotolare. Che cazzo di senso ha? Golem. Odio Golem. Golem di questo tipo qua. Che è abominabile. Lotta peggiore è... Credo lui, non mi piace troppo lui, non mi dice niente. Rosso inquinante, mi piace molto Passimian. Non mi piace molto Komo-ho, purtroppo, però non è un brutto design. Feromosa un po' strana, però meh. Marshadow bellissimo, lui bellissimo. Lui è orribile, lo vedete già. Credo lui. Chi preferisco tra... cioè, che è più brutto tra loro due? È più brutto lui per me, credo. Che dovrebbe essere carino, ma non lo è. Bruttino. Veleno. Ah, mi sa lui. Garganacle. Come si chiama lui? Poipole e Garganacle. Come si chiama? Naganadel. Chi è Garganacle? Naganadel non mi piace, perché lui dovrebbe essere il Pokémon starter dell'altro universo, degli altri mondi, di un'altra realtà. E mi piace un botto come design. È un perfetto Pokémon starter di un'altra realtà. Questo non c'entra un cazzo.
E non so perché non ci abbia neanche tre evoluzioni, ha soltanto una. Ed è brutta come singola evoluzione. Ma è apprezzato. Poipole bellissimo. Nagana del no. Gaganacle di nuovo. Sì, ho capito che è Gaganacle. È Knuckle. Sì, purtroppo è lui. Mi è sempre stato una grossa dispiacere per me. Poteva essere una figata pazzesca la linea evolutiva di Poipole. E invece deludente per me. Terra. Oh, te. Easy. Palossendo mi piace, ma lui. Volante. Toucannon. Toucannon. Celestina mi piace un bot. Psico. Proxy ci ho già messo? Fuck, ok. C'è un altro tipo con brutti, tipo Psico. Chiaro, c'è di tipo acqua. Più comunque non mi piace. Easy. Folletto. Tra tutti i più dimenticabili è Ribombi, di gran lunga. Penso che sia uno dei più dimenticabili tra i Pokémon dei primi... di tipo folletto. È perché all'epoca cercavano ancora praticamente sempre di fare un Pokémon farfalla. Ma non c'entra niente questa generazione qua ed è molto dimenticabile perché non c'è neanche nessuna caratteristica che lo rappresenti. A me piace Wimpod, piace un sacco Golisopod, piace Raquanid, piace un botto a sua linea evolutiva, tutti belli, anche il Bus e Ribbon B. Cutiefly almeno un po' carino, Ribbon B no. Che c'era oltre Golem? Tocca di Mauro l'ha preso in culo, mi dispiace. Golem finisce qua, Golem orribile. Non volevo mettere gli altri, a me piace un sacco mentre voti di Rockraff, è pazzesca. Stack Attack è super strano e mi piace per questa ragione qua. Senza cosa per questo. E anche Minior, più passa tempo in realtà più mi piace Minior. Mi piace il concept comunque del Pokémon stile che cade, si sfracella ed esce fuori il nucleo con colori diversi. Facciamo così. Stack Attack non mi dispiace perché appunto deve essere strano. Palossand. Non mi piace neanche... Del mais... È sempre un po' uno sni. Cioè, alcune cose mi piacciono, alcune cose non mi piacciono. Palossand è il peggiore. Blycephalon è stranissima perché questa ragione qua è interessante. È Palossand. Drago. Trampa. Puyo. Persian. Acciaio. Che c'era oltre a lui? C'è un altro che non mi piaceva. Era Palossand, e allora no. Anche non mi piace troppo neanche Mudbray, però non importa. Quello si salva comunque. Acciaio. Non posso mettere Togedemaru, non posso mettere lui. Pessima generazione acciaio questa qua, eh. Metal Man Metal o anche Magghiera. Magghiera non l'ho mai capito. Non vedo perché esista. Bel Metal. Sands e Shoshenzo sono uguali a quelli di Gen 1. Ma ci stanno. Non li vedo come un enorme problema, perché comunque sono comunque diversi, con un colore diverso, con il ghiaccio. Comunque è applicato un concept diverso. Sì, il design è molto simile, ma comunque è chiaramente una cosa diversa. Perché non è il Metal? Credo Melmetal, dai. Che Magierna non mi piace. Magierna o Melmetal? Forse Magierna ormai. Magierna, dai. Fannosi, ho dato ragione, what the fuck. Oh. No, non è un problema. Non mi piace Comfy. Non mi piace... Tapu Fini? O è Tapu Lele lei? Non mi ricordo mai. È Tapu Lele. Tapu Lele, cos'è Tapu Fini? Tapu Lele? Comfy o Tapu Lele? Comfy, credo. Comfy è troppo simile a Klefki per me. E non so perché abbiamo fatto un po' come un simile uno con l'altro. Potevamo fare una forma regionale, invece non l'hanno fatta. Non so perché. Tapu Fini è bruttino.
A me piace Shinotic. Chiedo comfy. No, Tapulele. Tapulele? Tapulele. Tapulele? Tapulele. Tapulele. Scelgo Tapulele. Non mi fa impazzire Tapulele. Non so perché. Primarina. Decidue è molto bello. Incineroar carino. Mi piace come design comunque. Preferisco Litten, ma comunque un bel design. No. Il peggiore è Brion, probabilmente, concordo. Però Primarina anche. Primarina è anche over design. C'è troppa roba Primarina. Che cazzo di capelli sono questi qua? Che dovrebbe essere probabilmente che vanno sott'acqua, però non funziona molto bene. Primarina. Forma gimmick peggiore. Ne sono già finite diverse tra i peggiori. Già finito lui, lui e lui. Melmetal Gigamax rovina un botto. Non mi piace come Melmetal base, onestamente. Meltan, col passare del tempo, un po' mi piace di più. Non mi piace troppo che Rakuto sembra ditto comunque nel concept. Potevano farlo forse un pochino diverso. Però un po' ci sta. Melmetal non mi è piaciuto. Il Metal Gigamax è anche bruttino. Ultra Necrozma chiaramente no. Nineties chiaramente no. Grimer è bruttino anche. Grimer è bruttino. Come mai Metal Gigamax in settima gen? Perché è un po' come in settima. Come qua puoi trovare Garbodor Gigamax. Che ne pensi di Persian di Alola? Mettiamo Melmetal, dai. Si è salvato per 5 secondi, a quanto pare. Peggior leggendario di questa generazione qua? Tipo Zero contro un leggendario? I guess. Zerora non mi fa impazzire. No, Melmetal l'abbiamo già messo, non possiamo scegliere di nuovo Melmetal. Zero non mi ha fatto pazzire, troppo furry per i miei gusti. E troppo evidentemente furry per i miei gusti. Perché c'è Zagad, perché queste forme qua di Zagad sono state introdotte in settima gen. Potrei scegliere un altro Tapu? Preferisco tipo Zero a Sin Valley. O è Zero ora. O è Sin Valley. O Tapu Bulu. Credo Zero ora, mi dà fastidio essere così tanto furry. È troppo fatta apposta per essere un furry bait. E onestamente non è neanche troppo un Pokémon per questa ragione qua. È troppo... No, Cosmo a me piace. E peggiore in assoluto... È... questo è difficile da scegliere. Ne posso mettere 7 qua dentro. Bruxish, Komala, Carbominable, Trutnator... Dugtrio. Uno di loro. Bruxish è davvero brutto. Però Komala non è proprio più dimenticabile di tutti. L'unico motivo del perché mi ricordo che esista è perché poi tipo 6 anni mi sono dimenticato che esisteva. E mi sono detto, cazzo, è vero, esiste come Pokémon. L'unico motivo del perché adesso mi rimane in mente come Pokémon. È più memorabile Wormadam di Komala. È più memorabile Flamigo di Komala, perché almeno di Flamigo se ne parlava. Di Komala non se ne parlava neanche. Perché Zarina? Non mi piace la... Anche lì è un po' bait come Pokémon...
femmina di cui fanno fan art zozze, quindi non mi piace. Sì, ma Kumaro non è bruttissimo. Ho capito, ma se... Se un po' come un brutto che è brutto e dimenticato. Cioè, almeno te lo ricordi Bruxish. Almeno te lo ricordi Bruxish. Kumaro non te lo ricordi neanche. Dugtrio però credo sia la peggiore forma regionale di sempre. Credo di sì. Non mi fa ridere. Mi fa fortemente non ridere. Golem è sbagliato e brutto, ma non è brutto come Dugtrio. Dugtrio non mi piace, invece di fare qualcosa nel suo design e casomai innovarci sopra, come anche Wiglet e Wugtrio non sono belli, ma sono comunque qualcosa. Ma hanno fatto un cazzo e hanno messo dei capelli a random, è bruttissimo. Crabominable è brutto, concordo, ma penso di preferire Crabominable a Bruxish e Komala. Di poco, ma penso di preferire. Ce ne voglio mettere 3 qua dentro. Turtonator è orribile, mamma mia. Golem è orribile, Persian è orribile. Ho detto che quando arriviamo alla generazione mi piace faremo più fatica rispetto a altre che era più che altro scegliere quelli meno peggio. Dugtrio. Ma perché te non piace Tapu Lele? Non lo so, è più debole tra i Tapu. E non mi fa troppo interesse come design, non dice niente. Ottava gen, gente! Ottava gen, benvenuti! Ok. O è Stantler, forma numero 2, o è Greedent. Lui è tipo psico, finirà in psico anche. Ok, Greedent. Ok. Fuoco! Te! Acqua! Te! Chutol! Bruttino, molto brutto. Non gli entra neanche adesso dentro il carapace. A questo singolo occhio strano, brutto, mai apprezzato in nessun modo. Erba! Tuake, a me piace Tuake, non so, non capisco l'odio per Tuake. Peggio lui. Peggio Rillaboom. Non è male concentrazione a livello di Pokémon Erba. Questi almeno hanno un po' più senso per me rispetto all'originale Voltorb. So che è strano, ma dandogli un po' di contesto e tutto funziona meglio a mio parere. Mi dà fastidio lui come Giga, ma è apprezzata. Zarud non mi ha detto niente. Cosa non lo so. Non ho opinioni troppo forti per nessuno, onestamente. Non ho opinioni troppo forti per nessuno. Calyrex a me non dispiace. Strano, senza alcun dubbio, ma non mi dispiace. Cosa stupida? Sì, non so perché c'è papà Zarudi, non mi chiede. È come del perché c'è Lugia, Dark o un altro Pokémon, c'è una forma alternativa, non so per quale motivo.
Sì, come c'era Pichu con l'oculare. Sì, roba del genere, non ha mai avuto senso. Lo so che Giga Venusaur diventa emo ed è brutto. L'ho già messo Giga Venusaur, no? Potrebbe essere Giga Venusaur. Sì, dai, è brutto. È il peggiore qua. Non ho mai detto nulla. Hanno fatto un lavoro incredibile sia con Charizard che con Blastoise. Venusaur l'hanno cagato male, purtroppo. E non lo so, è mai apprezzato. I fossi sono bruttini qua. E anche Pincushion è brutto. Morpeko mi sa che si salva stavolta. Ma non è vero, perché Venusaur base è bellissimo. Giga Venusaur non mi piace. È quello che dico io. Non capite male. Credo lui, purtroppo. Pincushion non mi piace niente, ma lui. Lui secondo me è il peggior fossi tra... probabilmente i peggiori fossi di sempre, quindi direi lui. Oddio, c'è anche lui che lo odio tantissimo, però te sei peggiore. Lotta. Buona generazione Lotta. Sneasel è una merda. Veleno. Sneasel è una merda. No, Weezing. Weezing è una merda incredibile. Mamma mia che odio Weezing. Chiaramente Sandaconda, perché credo Stunfisk andrà in acciaio. Zamazenta forma base, mi piace più di Zamazenta trasformato. Quindi opposto, cioè tu più non opposta. Oh. Ah già. Non accetterò nessun Sandaconda Slender. Mai apprezzato. La Giga è interessante. La fuma base non mi piace. Yes. La domanda è, la dovrei mettere anche qua? No, però ci metto Stuntler. Ah no, qua non c'è lei. Dove cacchio è lei? Non è Fulletto? Ah, questo è Psico. Scemo io. Chiaramente lui. Orripilante. Lo odio. Buona generazione con Coleottero. Mi sa Sidonia. Mi sa che Sidonia è il peggiore. Dottler non è incredibile, ma si salva comunque. Frosmoth non tiene confronto lo Snover, ma nessuno ci riuscirebbe. Credo Cleavor, credo Sidonia. Credo Sidonia. Mi dispiace per Sidonia. Nessun odio contro lui, anche se Axon ha messo in S in tier list, a me ha messo A. Nessun odio contro di lui. Sidonia va in Pokémon peggiore. Stonejourner. Easy. Spettro. Spettro sono i miei Pokémon preferiti di sempre. Più faccio queste categorie qua, più mi rendo conto che i Pokémon Spettro sono i migliori di sempre per me. Sono i miei preferiti in assoluto. Di gran lunga. Di gran lunga gli Spettro sono i più belli di tutti. Gengar Galleria non mi dispiace troppo. Comunque è la porta dell'inferno. Typhlosion fatto. Mi dà fastidio Typhlosion fatto di Isui. Ma il fatto è che è fatto soltanto in games. Vedi l'altro ufficiale non è fatto. È subdolo. E mi piace come idea che lui sia subdolo. Basquigion incredibile. Lui è un po' una ripetizione di Rapidash di Galar. Un po' una ripetizione. Bellissimo tutti loro. Mi è sempre dato un po' fastidio loro, perché sparano dei piccoletti. Però Drippy è incredibile. Lui c'ha comunque un design pazzesco. Semplicemente io c'ho qualche problema con lui, ma non lo metterei mai in questa categoria qua. O è Typhlosion o è Spectrier. Spectrier. Typhlosion comunque è un bel design comunque, se non è fatto. Acciaio. No, è Drago? Ah, Drago. Oh mio Dio, Drago, ok. Duraludon, fa cacare la merda. Buio. Ah, ok. Thievul, rotissimo Thievul. Acciaio. Mamma mia, no proprio, incredibile. Giga Coppia è una merda fuori di testa.
Lui è davvero nella categoria da peggiore design Pokémon di sempre, di gran lunga anche. Se potessi dare meno uno, lui lo darei come voto. Sì. Si salva quindi Stunfisk quello lì? No, non si salva, dai. È brutto, non capisco. Non capirò mai le impronte verdi. È bruttissime le impronte verdi. Si salva Sandaconda. Fane Sandaconda, gioite. Avete salvato Sandaconda. Peggior folletto. Abbiamo già messi due di folletti. E mi rendo conto che rispetto alla mia categoria preferita di Pokémon di gran lunga, folletto è la peggiore di gran lunga. Per me. Rapidash non mi piace molto. Lotta invece sono dei Pokémon belli. Folletto sono davvero pochi che mi piacciono. Qua posso metterci qualcun altro che non sia Enamorus. Breviary. Breviary non mi piace questa sua versione qua. Potrei mettere qua Breviary di Sinnoh. Di Isui, anzi. Perché è più brutto rispetto all'originale. E mettere Enamorus dall'altra parte. Mi va bene. Mi va bene. Perché non so, Alcremie e Milsom mi piacciono molto. La forma torta non è un granché, però ha senso, ci sta. Zacian ha i suoi problemi, ma comunque è bello. Rapidash non mi fa impazzire, ma è un buon design, chiaramente. Loro sono dei buoni design. Loro sono dei buoni design. Secondo me lui è... lui non ne parliamo neanche. Peggior starter di ottava. Odio Rillaboom per quello che hanno fatto. Ma nelle condizioni migliori Rillaboom è un bel Pokémon. Inteleon è una merda fuori di testa per me. Non riuscirò mai a capirlo. Drizzle è peggio però. Mettiamo Drizzle. Perché Drizzle è peggio di Inteleon. Inteleon è peggiore delle evoluzioni finali. Ma Drizzle è... No, schifo. Drizzle. No, schifo incredibile. Non mi piace Rillaboom a lui, eh. Cioè non mi piace Inteleon a lui, è ancora peggio. Forma gimmick. Forma gimmick, forma gimmick, forma gimmick. Chi è che non abbiamo selezionato che potrebbe andare qua? E che se lo meriterebbe? Uno spazio qua in fondo. Tarmanitan è brutto. Tarmanitan è brutto. È brutto Tarmanitan. Avalug è brutto, mamma mia quanto odio quell'Avalug. A me non piacciono i fumi di starter. Miau. Ah, Meo di Galar. Non è un granché, però si salva secondo me. Darmanitan è davvero brutto. Darmanitan è davvero brutto. Ma dov'è la giga di Miao? Perché non c'è qua? Sono scemo? Perché non c'è la giga di Miao? O la giga di Pikachu? Sono solo giga d'ottava perché sono le altre generazioni? È vero, perché? Ok, sure. Va bene. Eppure alcune categorie si ripetono. Cioè nelle mega posso scegliere Mega X. Posso sceglierlo anche qua. Perché? Perché sennò è pure troppo lungo come lista e non ci stava più. Comprendo, però un pochino strano comunque cosa. Darmanitan. Vai Darmanitan, lo odio Darmanitan così. Mi piace un sacco di Darmanitan base e lui è bruttissimo. Leggendario peggiore chiaramente è uno, ma c'è già nella lista. L'altro è Eternatus. Eternatus è l'altro. Eternatus è l'altro. Sì. Eternatus. Eternatus mano è meglio di Eternatus base per me, addirittura. E Pokémon peggiore in assoluto ottava. E questa è tosta. Tutti brutti.
Qua non ce n'è neanche... Non ce n'è uno medio qua? Vediamo. Qual è un Pokémon, diciamo, da 3 su 5? Che si salva in qualche modo. Spectrier. Spectre si salva, è un 3 su 5. Basta. Boia, bella generazione sta qua, mi piace molto. Eternatus non si salva, a me no, non mi piace. Eternatus è una versione più brutta, meno bella e meno chiara, più confusa. Non capisco un cazzo di Necrozma, per me. È Necrozma 2, non so perché abbiamo fatto due volte un terzo leggendario che è uguale a Necrozma. Ah, nessuna ragione. Allora, onestamente tra i peggiori è o Enamos o Giga Copparagia. È uno di loro due. Mi fa schifo Stonjourner, mi fa schifo Ice Cube, come si chiama. Mi fa schifo Stuntler, Weirdir, come si chiama anche lui. Ma Copparagia è orribile e Enamos è orribile. Allora, se dovessi fare top 10 dei Pokémon peggiori di sempre, entrambi sono nella lista, chiaramente. Senza alcun dubbio. Se dovessi fare top 5, forse sono comunque entrambi. A me fa impazzire Pinguino, no, a me non dice proprio nulla. Anzi. Mi sta fermando ancora più brutta. Gli altri 8 sono di nona, possibile. No, gli altri 8 sono comunque sono di Isui e di ottava, onestamente. Cioè, la settima non è un gran catch, sono dei Pokémon che odio, ma non tanto quanto loro due, comunque. Cioè, qua siamo proprio nel peggiori dei peggiori per me. Stonjourner era davvero brutto, ma... Allora, vi dico perché, vi giustifico la mia motivazione, ok? Metto e scelgo Giga Copparagia. Perché? Perché Namurs è incredibilmente brutto ed è orripilante da guardare, concordiamo tutti. È il peggiore dei leggendari geni, e già i leggendari geni sono considerati tra i più brutti leggendari di sempre. Ma... almeno ha un design brutto, ma che funziona, ok? Giga Copparagia, quando lo vedi in game, vedi solo il naso, non vedi un cazzo. Non vedi neanche il resto del Pokémon. Vedi soltanto questo mega naso che copre il resto del design, e quando vedi dietro dici che cazzo, non c'è niente dietro, un cubo. No, non è neanche modellato bene, non è un cazzo. Per questa ragione qua, Giga Copparagia. Non so se deve essere far ridere, ma... se deve essere far ridere, proprio non ci riesce. Davvero, davvero molto brutto. Fa cagare. Sì, ma cosa vuol dire funziona? Funziona vuol dire che quando lo vedi, vedi il Pokémon. L'altro, anche quando lo vedi, non vedi neanche il Pokémon. Cioè... non funziona davvero in niente Giga Copparagia. Probabilmente è il peggiore di sempre, forse, non lo so. E ora nona! Ci siamo, nona. Qualcuno ha detto che qua sarà veloce? Non credo, onestamente. Come si chiama? Lechonk e... non mi ricordo il suo nome. Brutto. Brutto Squacabilly. Brutto Shrudol o in colonia. E brutto da Dunsparce. Mi dispiace un sacco per Da Dunsparce, onestamente. È stata un'occasione infinitamente sprecata. Potevamo fare qualsiasi cosa o non toccarla, era meglio. Infatti, secondo me è tosta. Fanno tutti cagare. Mm.
Revoluzione proprio che non cambia un cazzo. È peggio addirittura perché hanno fatto una forma apposta per modellarla facilmente in 3D. Basta fare tre sfere. Hai fatto il Pokémon. Mi dà un fastidio incredibile. Perché capisco quella logica di character design dei Pokémon di nona. Ed è fatta apposta per renderla facile da modellare in 3D. Mi dà un fastidio incredibile. Lui mi fa rabbia. Quindi chiaramente lui. Gli altri sono davvero brutti. Ma lui mi fa rabbia in questo modo qua. Quindi vince lui. Scovillain. Finizen. Purtroppo è Finizen. Quanto mi dispiace che... Quanto mi dispiace che si danno così rovinato. Mi dispiace un casino. Finizen. Potrebbe essere un bello come Pokémon. Bastava... vabbè, peccato. Chiaramente lui è il peggiore, perché se mi fa così è il peggiore. Gli altri sono brutti, però non sono così. Brambolgast è brutto. Te sei brutto. Ungabunga è brutto, però si salva perché si chiama Ungas Bungas. Chiaramente il suo nome non è un nome meno interessante, vero, no? Brambolgast è il peggiore. Brambolgast è peggiore qua. Brambolgast. Ah, naso e baffi. Non c'è motivo di averceli. Non c'è motivo di averceli. Gli occhiali, naso e baffi. Come se fosse il travestimento stupido. Però non c'entra niente con questo Pokémon qua. Ed è già brutto di partenza. Non so perché ci abbia baffi. Tentacool. No, Tentacool che corre mi piace un botto invece. Un Gasbungus è bello. Ah, vai. Non ho visto gli altri, ma ho visto lui e ho detto ok. Cos'erano gli altri? Bruttariyama, Raikou, me. Oddio, ci sarebbero anche loro, eh. Lui che tipo è? Lui che tipo è? Elettro e? Terra? Acciaio? Terra, ok, mi sembrava giusto terra. Chi c'è in terra? Questa terra, giusto? Ok, lui va qua. Poi ci mettiamo qualcun altro. Pomi e Pomot. Pomi e Pomot. Pomo anche una lotta, vediamo comunque. Direi Pomo. Però loro due sono un po' più uguali. Sono di un uguale incredibile. Lui non cambia proprio niente. È più brutto lui, ma proprio lui non cambia niente. Non è nulla. Non è niente. Ok. Ghiaccio è... Credo lui. Credo debba essere bruttino, ma è... Cioè, Titan è brutto, però lui è davvero bruttino. Lotta... Flamigo. Yes. Veleno... Oh, sì, vabbè, certo. Ovviamente. Sandy Shocks. Magneton del cazzo. Anche detto. Squacabilli. Qual è il peggiore di colore? Tete è il peggiore di colore. Psico peggiore è... Te? O Jigglypuff o te. Anche Spatra è brutto, ma te sei brutto. La scimmia. La scimmia è brutta, però onestamente è meglio di altre scimmie di Pokémon comunque. Lui non mi dice davvero niente. Non capivo neanche dovesse essere un uovo fino a che non ho visto l'evoluzione. O dovesse essere un pulcino quello che è. Penso preferire Spatra a lui. Spatra comunque non mi piace, ma... Lui non è bello. La peggior monkey. Non so se è la peggior monkey purtroppo, perché ci sono altre monkey davvero brutte in Pokémon. E mi dispiace un sacco. Lui è anche dimenticabile, non mi piace davvero niente. Spatra almeno te lo ricordi. Easy.
Sto continuando a giocare nel telefono, sto continuando a fare casino, scusatemi. È uno di loro quattro. Anzi, meglio dire uno di loro tre. Granchio peloso davvero brutto, eh. Lui però un fungo di mare non c'entra niente. Non è un cazzo. Credo Cloth. Cloth è davvero brutto. Cloth è brutto, brutto, brutto. Cloth è brutto, brutto. Cioè, lui non è bello, non sembra neanche un Pokémon, però... Mettiamo così, almeno ho visto degli artwork belli di Knuckly. Di Cloth neanche. Non ho ancora visto nulla che mi faccia dire di Cloth. Ah, almeno questo è carino. Ancora mai successo in vita mia. Quindi direi così. Spettro peggiore in questa generazione qua. Golden Ghoul. Drago peggiore. Chi ho messo in ghiaccio? Ho messo lui. Che altro c'era in ghiaccio? C'è Daidan. Ok. Mettiamoci allora qua lui. Non mi piace. Duraludon Ponte. Non lo so. Ci ho già messo Duraludon. Non è che cambia molto. Me ne frega poco, onestamente. Fa comunque patanine evolutive ed è comunque brutto. Lui a me proprio non piace. Più che altro mi dà fastidio che lui non mi piace. Lui non mi piace. Lui è un bel design. Lui ha potenziale di essere roba figa. Invece di questa cosa qua che è... meh. Potremmo centrarmi, onestamente. Teniamoci lui. Lui almeno dovrebbe essere carino, piccolino, brutto. È brutto, sì, però... lui è... è pelato strano. Facciamo così, dai. Buio. Buio... ah, sì, ok. Bruttissimo. Mamma mia, che brutto. Mamma mia, che brutto. Acciaio... ma questa generazione acciaio fa cagare, eh. Porca vacca. Gabibbo? Abbiamo già messo lui. Abbiamo già messo anche Goldengo. Potrei mettere lui e mettere qua invece Revavroom. Gabibbo fa schifo, no? Gabibbo. 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 Ok. Jigglypuff. No, si sa, ne sa che è peggio lui. È peggio lui. Jigglypuff non mi piace molto, ma è peggio lui. È peggio... Fezendipity. Peggio Fezendipity. Sì. Per me è il peggiore tra... è il peggiore tra i tre, oppure la scimmia è il peggiore tra i tre, non lo so. Di sicuro Okidog è il migliore, ma non mi piace nessuno di loro tre. Onestamente, molto. Ed è una gara tra lui e la scimmia, tra chi è il peggiore. Quindi, Starter è peggiore di Nona. Allora. Non è facile, purtroppo, qua. Non è facile, purtroppo, una scelta. Mi piace lui, lui e lui. È la prima generazione in anni dove mi piace ogni singolo stadio base. Ma nessuno si evolve in roba incredibile. Quello che salva di più è Masquerade, che penso sia il migliore tra di loro. Non è un incredibile design, però si salva. Ah, già c'è lui. Ok. Stavo soltanto guardando le forme finali. No, è lui il peggiore. Crocalo. Stavo dicendo, però, Skeledirg è brutto. A me non piace. Overdesigned. Ha dei problemi. Però comunque ha qualcosa lì. E Quaquaval potrebbe essere più figo se vi sono dato più colori. L'hanno reso tutto blu, non so per quale ragione. Dovrebbe essere appunto ballerina da carnevale brasiliano. E c'è questa bellissima cuda che si riempie di... che si apre con tipo piume d'acqua, roba simile. Ma sono tutte blu. È un, secondo me, un'occasione gigantesca persa. Perché è il Pokémon starter acqua, quindi deve essere blu. Che è un peccato, perché non farlo di un colore differente. Però Crocalore è una merda. Guai carnevale brasiliano siamo in Spagna, perché parlano entrambi in spagnolo. Che dovrebbe essere l'unica logica. Forma gimmick peggiore. Wiglet o Wugtrio. Credo Wiglet. Almeno Wugtrio cambia colore. C'ha la roccia che è meno carina. Sì, Wiglet. Leggendario peggiore. È uno dei tre del trio di...
Infatti. Perché non viene messo come forma gimmick le paradosso? Perché non è una forma gimmick. In realtà sono dei Pokémon completamente nuovi. Ciucciatemi le palle, vaffanculo. Ok, scusatemi. Ma questa è leggendaria forse. Ah, questa è leggendaria. Qua c'è la gimmick. No, qua non c'è la gimmick. Perché non c'è quella gimmick? Non importa. Stessa cosa, ma nella categoria sbagliata. Ue scimmie o fezendipiti. Ue scimmie o fezendipiti. Credo fezendipiti. Perché fezendipiti dovrebbe essere diventato bello come Pokémon. Il suo disegno diventare bello. E fa cacare la merda. A meno è diventato intelligente e c'ha il cranio gigante. Lui è diventato bello ed è brutto come la fame. Quindi ha espresso un desiderio e l'hanno pure scammato. Mi dispiace per lui, ma è il peggiore. Il peggior Pokémon di Nona è o Magneton o Speedops. O chiaramente lui, da quanto lo odiavo prima. O è Speedops o da Dunsparce. Chi ci metti in folletta? Ah già, ce l'avevo già messo. Ah no, non posso mettere. Allora, scimmio. Ok. Grazie di avermelo fatto notare. Scimmio, easy. Ci ho già messo lui qua. Però se volete sapere chi mi piace più tra loro due è lui. A questo punto, ci ho pensato. Da Dunsparce o Speedups? Gli odio entrambi comunque per motivi simili. Gli hanno fatti presente un design in questo modo qua per renderli facili da modellare in 3D perché gli pesa il culo, porco. Ok. Speedups è uno dei peggiori colotteri di sempre. Da Dunsparce non cambia un cazzo. Ed è un'occasione gigantesca sprecata. Speedups però sembra anche avere la barba e i baffi con gli occhiali, mentre Dunsparce no. Non lo so, sono tutte due. Ecco, stessa situazione di prima con Giga Coppa Raggio, devo pensarci. Qual è il peggiore? Qual è che mi fa più arrabbiare? Si è bloccata la musica. No, non si è bloccata. Allora, Dunsparce allora. No, perché mi devo dare più contesto. Io quando ho visto Speedups ho considerato di non fare neanche la serie di scatti. Ve l'ho detto, di quittare completamente. Quello è il momento in cui sono reso conto che non posso fare la serie di come la sto facendo, perché sto per bestemmiare e andrò a bestemmiare. Quello è il momento di non ritorno per me di scatti, ve l'ho detto. Vedere Speedups in giro camminare. È il momento in cui mi sono detto, ok, la serie verrà registrata e fatta in un modo completamente differente. E si è trasformata in una serie dove io metto soltanto a insultare il gioco, praticamente. Oltre a in generale il vibe del gioco, quel punto lì, che fa cagare alla merda. Quella è una delle sezioni peggiori del gioco, anche a mio parere. Da Dunsparce però mi fa anche lui arrabbiare un botto. Sono entrambi top contender per peggiori Pokémon di sempre, chiaramente. Speedo si è rovinato la vita fra... È orribile. È orribile. Era tipo il 12° Pokémon che vedevo evolversi in merda più totale. Dopo aver fatto un sacco di tipo... 8 ore di gioco dove non è successo niente. E lo vedo lì camminare, questa cosa deforme, strana, super poligonale di merda. Dico, cazzo è la mia vita, grazie a sto gioco di merda. What the fuck? E da Dunsparce ogni volta che ci penso dico... Vaffanculo, perché mi hanno rovinato Dunsparce? I beg to differ. Magnezone non ha ragione di esistere. Magnezone? Intendi questo? Magnezone non so neanche da dove arriva come opinione, perché è un'opinione chiaramente sbagliata. Nessuno concorda con questa opinione.
Magneton. Ah, Magneton, ok. Infatti. Speed Ops. Ci ho dovuto pensare un po' ai Speed Ops. E ora il peggiore in ogni categoria. Il peggiore in ogni categoria di ogni generazione. Per completare chi sono i più Pokémon più brutti in ogni categoria. Qua sarà difficile. È stata la parte più difficile della live della scorsa volta. La parte più difficile di questa live qua, chiaramente. Komala da Dunspass, Stuntler. Direi da Dunspass. Fuoco. Pokémon Fuoco mi piacciono comunque. Non sono così male anche questi. Cioè si salvano la maggior parte. O è Turtonator o è Heatmore. Carcola è brutto, ma almeno la resto di linea evolutiva si salva. Loro sono Pokémon singoli e fanno cagare la merda. Credo Turtonator. Brutto Heatmore, però. Turtonator. Acqua. O Gorebis. Gorebis. Erba. O Gorgeous. O Bramblegast. Malafi è bello. Non ho mai detto niente, Malafi. O Execute. Non è Simisage. Credo sia Gorgeous. Gorgeous mi dispiace un sacco. Perché la promozione di Gorgeous è incredibile. È bellissima. Mi piace un botto Pumpkaboo. Gorgeous è orribile. Lo odio. Gorgeous. Elettro. O Arctovish, quel cazzo che è, non mi ricordo il suo nome. O Pomo. Uno dirò due. Electrode è brutto, ma non lo metterei comunque in mezzo. E Arctozolt, quello che è. O Arctozolt o Pomo. Pomo. Arctozolt almeno ha cercato di fare qualcosa. È un design, è un concept che è venuto molto male, ma almeno l'idea dietro era interessante. Questa è una merda e basta, non è niente. Pomo. Ghiaccio. Carbominable. Ice Cube. Come si chiama lui? Non mi ricordo ancora il suo nome. Non l'avete detto, ma non mi sa che non l'ho letto. O Jinx? Ma Jinx a me non... È una Gyaru. Ace Cube, come si chiama? Ace Cube. Cabo, è davvero brutto, però, Cabo, è davvero brutto. Però sentire di evolutiva nella merda. È una delle peggiori, cacchio. Come si chiama il suo sito? Ah, mamma mia, non lo so. Ci ho pensato. Jinx. Sapete perché Jinx? Vi do una ragione stupida, ma vi do una ragione comunque. Sapete perché Jinx? Perché cazzo Jinx ha delle punte a random, comunque? Non ho ancora mai capito. Perché c'ha delle punte che escono dal vestito così a random senza nessuna ragione? Why? Non l'ho mai capito. E poi anche perché la sua linea evolutiva in generale è brutta. Lui almeno la pre-evoluzione è bella, mi piace. Ok, capito? Lui è davvero brutto, ma Jinx è stata costantemente una delle peggiori Pokémon di sempre. Jinx.
O Snizzler. No, è lui, dai. Sta davvero. Lui lo odio da quando è uscita. Quando l'ho vista è stato uno dei Pokémon che ho sempre odiato di più. Bruttissimo. Brutto, 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 brutto. Veleno. O Weezing. Mamma mia, quanto odio le ultime generazioni. Vacca, vacca. O Weezing o il motore volante di merda. Che non sembra neanche un Pokémon. La molezza. No, mi piace che la Bodor, in realtà. Non è così male. Lui è tipo da 2 su 5. Da... massimo da 1 su 5. Loro no, sono da sotto. Weezing lo odio perché tutto quello che odio nelle forme regionali. Quell'altro non è un cazzo di niente. In realtà sapete cosa è peggio? È peggio lui. Lui è peggio. Per me è peggio lui. Lui è davvero brutto. Ho messo la forma finale perché ho detto, oh, è tanto uguale, metto entrambe, sono tutte e due brutte. Però no, è peggio lui. Weezing. Sapete perché Weezing? Weezing è che è nel suo contesto. No, mi sta sul cazzo. Perché hanno preso Weezing, che è un Pokémon critica all'inquinamento, e hanno detto, no, non vi preoccupate, non fa più inquinamento, ora fa fumo buono. Vaffanculo. Va a cagare. Ciucciami il cazzo. Il concept del Pokémon è l'opposto. Perché la forma regionale dovrebbe avere i baffi da tipo imprenditore, con il capello da imprenditore che fa le fabbriche del Londra del 1800, che erano tra le cose più inquinanti del mondo, e invece adesso fa bene. Vaffanculo. Toh, Weezing. Mi sta davvero arrabbiando comunque alla fine. Sono davvero i Pokémon che odio di più. Ma gli accemi tutti non vale. Sto scegliendo i Pokémon più brutti di ogni generazione. Se vedi, possiamo solo scegliere i Pokémon che abbiamo selezionato prima. È normale, siamo doppioni. Lo devono essere. Terra. Magneton del passato. Dugtrio. Dugtrio. Dugtrio Alola. È il peggiore. È il peggiore. È bruttissimo. Magneton del passato, senza alcun dubbio. Almeno quando vedi animato, asso perché. No. Volante, qual è il peggiore volante? Un mega Aerodactyl. Odio che anche lui c'ha il pizzetto, non c'entra niente. Oh, onestamente. Un Togetic, non è così male Togetic. Squacabilli. Squacabilli è brutto. Fa poco Squacabilli, lo fa anche male. Squacabilli. Davvero brutto. Psico. Psico peggiore di sempre. Ok, è facile. È facile. Facile. Stentler con la barba. C'è già Stentler qua? No, ok. Ha vinto Dan Aspas contro Stentler. Ma Stentler con la barba è ancora peggio di Stentler base. Peggior coleottero. Prima della nonna aveva detto di sicuro Illumise. È arrivata la nonna. Speedups. Speedups. Peggior Pokémon roccia. Stonejourner. Stonejourner è davvero brutto. Stonejourner è davvero brutto. Di una mancanza di creatività fuori testa, poi. Non hai niente come design lui. Almeno... cioè, Cloth è brutto, sì, però... me ne è qualcosa. È malapena qualcosa, ma me ne è qualcosa. Anche lui è malapena qualcosa, eh. Mamma mia, che brutti. Stonejourner. Andiamo con Stonejourner. Sì, Stonejourner. Spettro. Spettro è di nuovo uno dei migliori, ma purtroppo il primo Spettro che davvero non mi piace in tutto Pokémon praticamente è Goldengo. La nonna non ci riesce a fare un cazzo. La nonna non ci riesce. Palossand in realtà è un altro che non mi piace, ma non è così tanto male. So che Golem Alola è pessimo, però Stonejourner è...
È proprio il nulla. Mi dà fastidio che sia il nulla. Non è niente un design, non c'è nessuna logica dietro. Lo potevo fare io davvero a meno 7 anni. Lo potevo fare prima di essere nato. Non serve nessuna skill nel farlo. Non so chi sia l'artista che l'ha fatta. Mi dispiace, non è un buon lavoro in nessun modo. Gli avranno commissionato un Pokémon basato sopra Stone Age. E lui ha detto: che cazzo faccio un Pokémon su Stone Age? Non c'è un cazzo fare uno Stone Age. Ha fatto questo qua e gli hanno detto: ok, puoi metterlo nel gioco. E ho detto: davvero? Sono sicuro che anche lui fosse contento. Goldengo. Potevi fare della roba fighissima con una valanga di soldi che è impostata da uno spettro. Dei soldi che si muovono a modi, non lo so, sciame strano. Potevi fare mille cose. Hai fatto un surfer con i dreadlocks. No. Peggior drago o Dradigon o Duraludon. O Dradigon o Duraludon. Trampa è anche brutto. Ma si salva perché sì. Madonna, è bello. Non mi ha mai detto niente, non so che dirvi. Dradigon almeno lo vedi che è un drago. Proprio per questa ragione sono in realtà più spinto a scegliere Dradigon. Perché Dradigon non è niente. Non ci vedo nessuna idea dietro il Pokémon Dradigon. Cosa dovrebbe rappresentarmi Dradigon? Non lo so, almeno l'altro è un grattacielo. Una merda, chiaramente. Ma almeno c'è un'idea dietro. Cos'è Dradigon? È la testa zigrechinata a caso. Bro, il mallet. No, non scelgo il mallet. Adesso l'evolutiva di Bagon è bella. C'è qua in mezzo Palkia per nessuna cazzo di ragione. Ho anche Kingdra. Votate le camere. What? Sono scalata, mi sa, perché avevo registrato prima della live anche altra roba. Secondo. Si è surriscaldata la telecamera, o no? Ma è possibile che si è surriscaldata? Perché sono in live da più di 3 ore? Ma come mai? What? What? Si accende? Ok, si accende. Palkia è un video. È pratico comunque. Palkia è bello. Peggior Pokémon buio. Persino Alola. Duraludon si evolve pure in un cacchio di ponte. Che non è un granché, ma almeno è qualcosa. Persino di Alola. Brutto. È un gatto ed è un gatto che mi fa cagare. È di un difficile affare incredibile. Come lo fai un gatto che mi fa cagare a me? Difficilissimo, ci sono riusciti. Orribile. Lui non mi piace, ma almeno il design è competente. Specie c'ha delle cose davvero brutte. Lui però è il cane con il mallet, anche lui fa cagare la merda. Mamma mia, quanto è brutta la nona. Fa pure parte di una storia, mi fa cagare lui. Con Mabostiff. Kingdra lì perché gli altri draghi di seconda sono meravigliosi, dai. Sì, Kingdra lì perché non ci sono altri draghi in seconda. Dai, soltanto lì per quella ragione lì. È bello Kingdra. Sono entrambi problemi simili come design. È un cane che dovrebbero tutti essere belli i cani. È facilissimo fare un cane bello ed è brutto. È un gatto. È facilissimo fare tutti i gatti belli. Hai fatto un gatto brutto. È difficilissimo fare una cosa. Devi impegnare a fare dei gatti brutti.
Persian è inguardabile, anche Mastiff è inguardabile. Mastiff. È Mastiff. Mi fa di uno schifo incredibile. Mastiff è bruttissimo. Ah, ok, easy. Una volta easy. Anche qua è... Oddio, c'è Aromatis che è una merda colossale, ma c'è lui. Peggior starter. È una gara palesemente tra Drizzile e Crocalore. Penso che è peggio Drizzile perché non mi piace neanche tutto il resto della sua linea evolutiva. A noi di Crocalore mi piace Fuecoco, anzi probabilmente è il mio preferito tra gli starter di Nona, dello stadio base. Skeledir che non mi piace, ma va bene. Drizzile non mi piace la forma base, non mi piace la forma finale, non mi piace neanche lui. Anche lei non c'è nessuna forma che mi piace, ma almeno sono guardabili, cioè non sono proprio la morte. Lui Cespin almeno è bello, lui le prime fasi sono almeno carine. Come design non è bruttissimo, cioè un buon design. Non funziona bene con il concept, non funziona bene con l'evolutiva, è un buon design. Grotl no, mai. Swampert non lo darei mai comunque. E Drizzen. Come fai a mettere Charizard? Devo uscire lo starter che mi piace meno della prima generazione. Chi scelgo? Scelgo Charizard, è quello che odio di più. È spammato. Mi piace Venus, mi piace Blastoise, mi piace anche Charizard. Charizard è peggiore per questa ragione qua. Peggiore forme gimmick. Per l'odio che mi fa è Charizard X. Charizard X, chiaramente. Sì, decisamente Charizard X. Chiaramente, per me è Charizard X. Ci posso fare nulla. Vi ho avvisati, non mi avete creduto, mi avete deriso e adesso ne pagate le conseguenze perché non mi credevate. Mi dispiace dirvelo. Thundurus. Cioè Tornadus, quello che è. Peggiore di sempre. Peggiore di sempre. È una gara tra i soliti noti recenti. O è Copperajah o è Speedops a questo punto. È una gara tra loro due. Sono i più brutti in assoluto delle ultime due generazioni per me. E sono le generazioni peggiori di tutte queste qua. Sono tutti loro orribili, concordo. Però concordo a me stesso. Enamoros si salva. Probabilmente sarebbe un numero 2 più brutto di sempre. Un numero 3 più brutto di sempre. O Speedops o Copperajah. È Copperajah perché almeno Speedops c'è una pre-evoluzione bella. Copperajah non è mai stato bello in nessuna sua forma. Non mi piace Copperajah Gigamax, non mi piace Copperajah e non mi piace Q-Fant. Quindi Copperajah. Il peggior Pokémon di sempre per me è ufficialmente Copperajah Gigamax. Hai messo Copperajah 4 volte. Eh beh sì, non posso fare altro. Per forza succede. Anche il mio Pokémon preferito era comparso 4 volte nella lista. Sì, lo vedo. La cosa che però mi fa notare è appunto che sono tutti così vicini. Ora le categorie singole, che possiamo fare comunque in fretta. Peggiore Pokémon uccello regionale. Di forma base è chiaramente Squacabilly, senza alcun dubbio. Mammifero più brutto in forma base è chiaramente lui, senza alcun dubbio. Coleottero più brutto di forma base è...
Lui, credo. Gli uccelli di nono genere li definirei come insetti, ma vabbè, ma ok. La logica è comunque sono quelli che di base statistiche, immagino. È Spupa, credo. Spupa mai apprezzato. Ladybug non mi fa impazzire, ma è meglio di Ledian. Spupa non mi piace. Vivillon è bello, ma non Spupa. Più brutto drago... più brutto drago è difficile. Anzi, più brutto pseudo leggendario non è più brutto. Non è drago, è pseudo leggendario. Okomoho o Baxcalibur? Okomoho o Baxcalibur? Credo Baxcalibur. Sì, Baxcalibur. Decisamente Baxcalibur. Per me è lui. Pikachu clone più brutto. Il più brutto clone di Pikachu. Direi di sì. Primo Pikachu clone che c'ha un'evoluzione ed è... lo che chiedevamo da anni, un Pikachu clone con un'evoluzione e non si evolve. Quindi ci prendono per il culo quelli di Game Freak, chiaramente, lo capisco come cosa, va bene. Quindi direi Pomo. Evolution più brutta, ve l'ho già detto, per me è Flareon, mi dispiace. Non penso che sia un brutto design, ma per me la più brutta è Flareon. Penso che le altre più brutte sarebbero Glaceon. E... se dovessi scegliere, credo Sylveon. A me piace Sylveon, onestamente, però... se dovessi scegliere, metterei Sylveon, ponente top, bottom 3. Più bello, ovviamente, Umbreon. La seconda gen, purtroppo, è OP. Vaporeon è anche molto bello. Sì, gente, lo so. Flareon. Fossile più brutto. Per me lui è il fossile più brutto. Loro sono strani, ma... almeno funzionano un pochino meglio nel mio cervello. Lui... il fatto che stia anche morendo una parte del Pokémon contemporaneamente è davvero brutto. Forma regionale più brutta, credo di sapere qual è. Credo questa, no? C'è un'altra peggiore, abbiamo deciso di che è peggiore. No, è questa. Sì, è la peggiore tra... Wisingala è molto brutto, ma... lui lo batteva... oddio, non lo batte in una stessa categoria, però facciamo così. Comunque va bene così. Il toro di Galar perché interpola l'intro. Mio Dio, ancora sono sconvolto a quella cosa lì. Gigamax peggiore. La Gigamax peggiore è quella di... è uno dei starter di... ah no, Copperage. Copperage. Se vogliamo mettere qualcuno di differente, però sarebbe uno dei starter di ottava. Perché non torna logico con quello che è la lore e il concept della Gigamax. È proprio sbagliata, non ha nessun senso. Peggior baby Pokémon? Uzmuchum o Iglytuff? Per me è peggio Iglytuff. Yes. Yes. Orribile. Leggendario di copertina peggiore. Zamazenta? Sono tutti belli qua, non c'è nessuno davvero brutto. Credo Zamazenta? Credo... sì, Zamazenta. Zamazenta. Non è orribile neanche lui, però... tra tutti penso sia il più debole, onestamente. Lo so, anche a me Corradon dà fastidio che utilizzi le mani invece che utilizzare le ruote, ma va bene. Anche lui ha forma di cazzo, che non è incredibile come design, ma va bene. Però lui è un po' troppa roba. Fosse stato più semplice come design, ma c'ha 7 layer diversi di scudo. Non mi fa impazzire per questa ragione qua. Mitico più brutto. Mattia Bertolo, grazie all'abbonamento, benvenuto, thank you. Benvenuto, benvenuto, benvenuto. Metal o Zeraora.
Zero... Nel metal... Deoxys forma strana. Deoxys, tutte le forme di Deoxys mi fanno impazzire. Fion e Manaphy sono bruttini anche. Potrebbe essere Fion e Manaphy per me. Sono di un dimenticabile incredibile. Almeno gli altri me ne ricordo. Anche quelli che non ho mai visto come Pokémon, almeno me ne ricordo. Lui addirittura me ne dimentico. Keld è bruttino. Quarta riga, seconda colonna. Upanbound? Upanbound a me piace. Non sapete che Zera ora ha 60 figli, sono i Zera minuti. I quali hanno... un sacco di debiti, perché il padre giocava d'azzardo. Non so perché. Ultima riga, ultima colonna. Zarude? Zarude papà? Papà Zarude? Ma credo Melmetal. Tra tutti quello mi piace meno. No, lui, dai. Lui. Non so neanche se è Manaphy o Fion da quanto mi piace. Direi che... vai così. Non so se è Fion o Manaphy quello ho scelto. Credo sia Fion, ma non sono sicuro. Quindi penso che sia peggiore mitico. Ultra bis peggiore è Naganadel. L'ho già detto prima, purtroppo è Naganadel. Paradox peggiore è... dov'è? Ah, è qua, eccolo. Ok, stavo per dire. Come non c'è? È il peggiore! Ok. Tipo peggiore credo che sia... acqua? Acqua viene usato il peggiore? Ma è folletto il peggiore? Acqua è il più ricorrente? No, è folletto. Chiaramente il folletto mi piace meno. Ogni volta che aprivo la pagina folletto dicevo, cazzo, non so chi scegliere, sono tutti brutti. Folletto chiaramente quello che odio di più. Che è un po' un peccato. Peggior Pokéball? Qual è la Pokéball che poi è brutta la vedi? Manna, è schifo, è merda, sta roba. Che cazzo ha fatto? Mi voglio creare addosso. Questa è brutta, non so perché ci abbiamo scritto sopra. Mi piacciono Zandile Pokémon, non sono mali. Considera che acqua e volante sono i tipi più comuni, quello è vero. E probabilmente sono i più ripetuti, tipo volante qua che finisce anche in normale spesso. No, quella con una non a me piace, ci sta quella con una. Questa qua con la S non la capisco, chi è questa Pokéball qua? Credo sia la peggiore perché non è niente. Non ha un design, guarda una Pokéball. Che Pokéball è questa? È la Super Ball. È la Sex Ball. Sex Ball è la peggiore. Il peggior Spinda. Lui è parecchio pelato. Più è pelato lo Spinda, più è peggiore. Vivillon peggiore. È quello tutto beige. Non mi dice niente tutto quello beige. Ma nulla. Alcremie peggiore è... o quello... no, che è quello giallo, ci sta. O quello verde. O quello troppo rosa. Credo quello verde. È un tipo di verde che non mi piace questo, direi verde. Ah, posso fare la combinazione anche. Allora facciamo una combinazione che dà più fastidio agli occhi. Verde e rosa però combaciano molto male come colori. L'ho scelto perché il colore sopra combaciava male. Quindi direi verde e rosa. E questa cosa aspetta, fammelo leggere, e non riesco a leggerlo. Nuova evoluzione più brutta. Rhyperior. Da Dance Pass. Da Dance Pass. Da Dance Pass, Rhyperior. C'è qualcos'altro che potrebbe contendere questo titolo qua di peggiore evoluzione nuova? Un'evoluzione fatta post creazione del Pokémon dopo una generazione? È da Dance Pass, credo. Grazie, Norton. È da Dance Pass. È da Dance Pass, sì. Sì. Rhyperior è davvero brutto, ma colori. E selezioniamo i Pokémon più brutti di sempre. Te.
te. Te. Dov'è? Aspetta, dov'è? Qua. Manca Speedops? Manca Speedops. Direi questi? Pokémon peggiori di sempre, questi? Per me? Top 6 Pokémon peggiori di sempre. Qualcun altro vorrei mettere in mezzo? Enamorus non esce, da Dance Pass non esce, Copperaggio non esce, Speedops non esce. Qualcuno che... Ducto non esce. Qualcuno che batte Weezing? Stuntler? No, perché Weezing per me è offensivo proprio, non mi piace proprio nulla. Mastiff è proprio brutto. Drizzile è il peggior strato di sempre per me probabilmente. Credo vada bene così. Sei peggiori Pokémon di sempre. Nona. No, anzi, ottava. Nona, ottava, settima, ottava, nona. Facciamo un po' il calcolo. Ottava, settima, terza, sesta, nona, prima, quinta. Varietà, che bello. Ottava, settima, nona, ottava, nona, ottava. Nona, quinta, nona, ottava, 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 sesta, quinta, ottava. Direi che ottava e nona sono di gran lunga le peggiori insieme alla settima. A livello di numeri di Pokémon che mi piacciono di meno. E mi torna perché combacia anche con le mie valutazioni quando faccio i video a riguardo. È la gara ball, sport ball in inglese perché c'ho la S. La ball che usi alla gara piglia mosche nella regione di Yoto. Ah, ok. Mai vista, mai sentita, non me la ricordo per niente. C'è qualcuno di quarta? Questa lista qua? Tra i peggiori? No? C'è nessuno di quarta. Quarta generazione, non a casa, la mia preferita. Non c'è nessuno Pokémon che odio di quarta. Ci poteva finire casomai Rhyperior qua in mezzo. Però l'ha salvato chi? Stonejourner, sì. Sì, ci sta. No, non Stonejourner, chi ha salvato? Ha salvato? Ah, beh, sì, anche quello ha molto senso. Ha molto più senso ancora. Seconda, quarta e terza assenti. No, terza c'è Corebis. Seconda anche manca, vero? Seconda è anche una delle mie preferite. Anche sesta è una delle preferite, ma purtroppo Gorgeous, Mega X, Mega Charizard X mi fottono. Vero, seconda manca. Manca seconda e quarta competente a questa gara qua. Non a caso sono quelle di cui anche qua ci sono molti Pokémon di cui facevo fatica a scegliere. Molti Pokémon che in realtà non odio. Sì. Se volete guardare in generale è questa. La settima anche. No, la settima fra, cioè... Settima. Settima. Basta. Ce ne sono stato due. Però ce ne sono due di settima. Faccio così. Così per poter, se proprio volete vedere tutto, ma un po' troppo zoomato indietro, direi. Così, se volete vedere decentemente. Così, così. Ecco qua. Così vedete decentemente. Vi prendete Wigglytuff e Stuntler perché li occupo, ma così è tutta la tabelluna dei Pokémon. Stuntler andava in top 6. Probabilmente top 7 Stuntler. È comunque nella top 10 dei Pokémon più brutti. Più che altro Weirdy, che Weirdy è ancora peggio di Stuntler. Adesso tocca droppare la tier decontestualizzata da qualche parte e infartare la gente. Beh, lo capisci subito, però. Se vuoi fare la troll, devi fare della roba diversa. Così è un po' troppo ovvia che... Che effettivamente sto... Cioè, non credo che sia il Pokémon di nessuno preferito, Giga... Ma... Giga... Giga coso, lui. Come... Non ha senso che tutti questi siano i miei Pokémon preferiti di ogni categoria. Non tornerà mai. Non funzionerebbe bene come bait, secondo me. Ci abbiamo messo circa stesso tempo comunque di quella dei Pokémon che mi piacciono. Alla fine ci abbiamo messo praticamente stesso tempo, incredibile, non mi aspettavo. Bisogna metterci di meno, invece ho ovviamente tanto dei Pokémon che ci ho messo due ore a scegliere tra uno e l'altro. E questo è tutto per oggi, gente. Chi vogliamo redare per concludere? Chi vogliamo redare per concludere? Ci sono di nuovo Sidonia e Sabaku con Blabbo. Se volete andare a vederli potete andare a vederli, se non c'è qualcun altro da redare. Ergattopardo, 6 mesi con un premio prima d'argento. Ciao, thank you.
Tanto ho ringraziato Airyuji, grazie al Prime 10 mesi, non so se ti avevo ringraziato. Sì, adesso io ringrazio tutti. Chi rediamo? Facciamo Sidonia? Facciamo Sidonia, dai. Questa volta abbiamo fatto Sabaco, ci facciamo Sidonia. Hanno comunque iniziato con Bloodborne. Supportiamoli. Che hanno chiaramente bisogno del mio supporto, no. Però, fuck, mi ha cancellato la scritta. Però, fa piacere farlo, perché comunque si può pensare a una serie che mi recupererò anche io in futuro. Vabbè, gente, buonanotte a tutti. Ho oggi registrato il primo video di Dark Souls 2. Uscirà domani. No, uscirà tra un po' di tempo, però ho già iniziato a registrare Dark Souls 2. Domani caricherò il VOD di Lies of P. Quindi questo VOD qua uscirà tra un paio di giorni su Gravera Live. Domani dovrebbe uscire una clip su Gravera mai corto. Non ho controllato quale, ma dovrebbe uscire. E domani niente live probabilmente. E lunedì mi prenderò un giorno di pausa, abbastanza sicuro. Mi sono arrivato quando ho detto che uscirà domani. No, no, no. Buonanotte a tutti. Ci vediamo a questo punto qua, penso martedì, con roba nuova. Roba nuova al 100%. Contenuti veri e propri. Fatelo sapere se Donia sta cosa qua, eh. Diteglielo.